Due parole su The Good Lobby per chi non la conoscesse: siamo un'organizzazione non profit impegnata per costruire una società più democratica, unita ed equa. Siamo convinti che ogni cittadino, ogni persona abbia facoltà e abbia diritto e dovere di partecipare alle decisioni pubbliche, di farlo in prima persona e di poter combattere per le cause in cui crede. E quindi promuoviamo, incoraggiamo il civic lobbying, il lobbying civico. Proprio perché ognuno possa diventare attore di cambiamento in prima persona. Lo facciamo in diversi modi, da diversi punti di vista. Ci occupiamo innanzitutto di campaigning, facendo proprio in prima persona, conducendo delle campagne su tematiche spesso in Italia anche parecchio ostiche, che però qualcuno deve pur combattere, come la lotta al conflitto di interessi. La nostra campagna proprio core, che è quella per la richiesta di una legge che regoli il lobbying. Poi siamo impegnati anche per potenziare la normativa sul whistleblowing, che è appunto la segnalazione di illeciti e corruzione sul posto di lavoro. E poi, sempre in questo periodo, lavoriamo anche sul diritto di voto per i fuori sede. Poi ci occupiamo di fare da tramite, abbiamo un ruolo un po' proprio di cercare di connettere, di collegare proprio tutti quei soggetti, quindi non solo le organizzazioni, ma anche aziende sensibili, professionisti, anche istituzioni, insomma, tutti coloro che vogliano collaborare e partecipare al cambiamento tramite un lavoro proprio di costruzione di reti, di matchmaking e anche di costruzione di una rete di professionisti pro bono che possano offrire le proprie competenze gratuitamente, avvocati, eccetera, a servizio delle battaglie per i diritti e per il bene comune. Poi lavoriamo anche, facciamo anche incubazione per dei progetti che seguiamo proprio passo passo, come questo per il voto fuori sede, con la rete Voto Sano da Lontano. Ci occupiamo anche di studio e ricerca dei temi sui quali ci battiamo, perché ovviamente sono alla base di tutto, e facciamo ovviamente formazione. Una piccola, brevissima parentesi sulla nostra storia: siamo nati nel 2015 come un'associazione piccolissima di volontari, poi ci siamo strutturati nel 2018, e nel 2019 è nato l'ufficio italiano, che siamo noi appunto, questo qua è il quarto appuntamento del nostro percorso di Academy Online. Ovviamente online, prima eravamo offline, ma nell'ultimo periodo siamo migrati online per forza di cose. E ci siamo occupati in questo percorso lungo, che è cominciato a marzo, di civic lobbying e advocacy. Poi abbiamo affrontato il tema del fundraising, poi ci siamo occupati di campaigning e arriviamo con oggi alla content strategy. Siamo molto contenti e proprio felici di affrontare questo argomento. È la prima volta anche per noi che mettiamo il dito in questa potenziale piaga, nel senso che noi siamo anche noi un'associazione, lavoriamo come molti di voi probabilmente. Siamo ovviamente partendo dall'assunto, no, che chiunque può avere delle buonissime idee, delle battaglie estremamente solide, che hanno delle ragioni solide, però può succedere che avere delle buone idee, anche delle buone idee, dei buoni contenuti e delle buone storie non basti, ma sia necessario ragionare proprio su una strategia più strutturata e non andare a sentimento, come può spesso capitare, proprio perché questi contenuti, queste storie che noi abbiamo, siano realmente a servizio delle battaglie che stiamo combattendo. E quindi cosa abbiamo detto? Affrontiamo questa cosa e facciamolo per bene. E quindi siamo andate a bussare alla porta di Mafe De Baggis, che è una autorità nel tema. Ora poi ve la presento brevemente. E Mafe ci parlerà di
Proprio come affrontare, come strutturare il piano editoriale proprio per essere più organizzati e pragmatici. E poi faremo con lei un'esercitazione pratica e poi avremo Anne Cristiano del Center for Public Interest Communications dell'Università della Florida, che è un centro molto particolare che abbiamo scovato e abbiamo proprio fortemente voluto, l'avevo voluto con noi durante questo appuntamento, che ha un approccio proprio scientifico alla comunicazione. Non perdo tempo a raccontarvi, poi ce ne parlerà direttamente anche Cristiano con il suo intervento. E con lei però entreremo nel dettaglio di una storia, vedremo come far sì che una storia, una singola storia, possa effettivamente essere efficace e anche lì cercheremo proprio di portarci a casa degli strumenti pratici. Infatti non ho premesso, ma questo è importante, cioè noi volevamo proprio darvi l'occasione di avere, di portarvi a casa degli strumenti, delle cose pratiche che potete mettere proprio in pratica da domani e utilizzare nelle vostre attività. Quindi insomma non troppe filosofie, ma andare al sodo. Il calendario è questo, cioè il della giornata semplicemente. Iniziamo, ve lo dico perché c'è un punto cruciale, nel senso che finito io che parlo 2 secondi, ho finito. Inizia Mafe che farà il suo intervento di circa un'ora, poi alle 15:15 ci sarà l'esercitazione, sempre con lei. Alle 15:45 faremo una brevissima pausa e arriverà Anne, che parlerà per un altro circa 45 minuti, con ovviamente possibilità di farle delle domande. Tornerà con noi Mafe per la restituzione dell'esercitazione e poi un breve saluto. Abbiamo finito entro le 17:30, così siamo tutti pronti a partire per il ponte e per il weekend lungo. Un'altra, ecco, niente, a questo punto non mi resta che presentarvi brevemente Mafe De Baggis per chi non la conoscesse già. Allora, anch'io mi occupo dei contenuti da un tantissimo tempo e già quando ho iniziato guardavo e seguivo Mafe De Baggis come un modello proprio nel settore. È tante cose, ma chiamiamola esperta di comunicazione digitale, ha lavorato nel settore da tanti punti di vista ed ha seguito, è proprio stata protagonista di la famosa, no, rivoluzione, trasformazione nel campo della comunicazione che è avvenuta con l'arrivo delle nuove tecnologie. Quello che ha fatto diversamente magari da tanti altri è che non è che semplicemente ha fatto parte di un dibattito sterile, ma in realtà sterile, insomma, a volte sterile, a volte meno, ha proprio cercato di codificare anche proprio l'approccio di rinnovarsi continuamente, di seguire le onde e di cercare sempre di rispondere con grande pragmaticità, quindi con strumenti concreti che appunto poi propone ai suoi clienti, a tutti i brand che ha seguito in tutto questo periodo lungo di lavoro. Il suo primo libro è stato pubblicato nel 2001 e si chiamava Le tribù di Internet, quindi per farvi capire proprio la lunga carriera. E niente, insomma, vi lascio a lei e siete sicuramente in buone mani. Per domande o qualsiasi cosa scrivete nella chat e poi vediamo come organizzarle, ma felici anche tu come preferisci fare, se seguirle durante il tuo intervento oppure tenercele per un momento finale di Q&A. Non dovrei aver dimenticato. Una cosa importante, c'è il canale Slack, ve lo dico subito. Se non siete già iscritti, ve lo mettiamo in chat. È un canale che intende essere un continuo di questa attività che facciamo per rimanere in contatto per il futuro. Iscrivetevi e lì avrete anche tutto in anteprima, materiali, cose insomma relativi al nostro lavoro di formazione. Passo a Mafe.
Grazie Laura, buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Cercherò insomma di, in un'ora, ho fatto un po' una selezione delle cose che si possono dire su questo argomento, però mi è piaciuta molto la definizione di contenuti a sentimento, perché comunque alla fine quello che a me piace dire, giusto per cominciare a introdurre un certo modo di lavorare, a me piace molto progettare, mi piace molto la parte di progetto, mi piace molto la parte di pianificazione, quindi di sapere cosa fare, di avere tutte le mie liste, tutti i miei calendari, tutte le mie protezioni dall'ansia, dal oh mio Dio cosa pubblico oggi. Però alla fine un po' di sentimento ogni giorno ci sta sempre bene, no? Questo ci tengo a dirlo. È un po' il contrario, è bene essere preparati. C'era, non mi ricordo più quale scienziato che diceva che il caso aiuta la mente preparata, quindi è sicuramente importantissimo essere preparati, però il bello del nostro lavoro è anche quello di cogliere il guizzo, l'istinto, l'idea, lo spunto, lo stimolo, anche perché la realtà spesso ci dà delle indicazioni, quindi non siamo legati a quello che abbiamo deciso di fare. Detto questo, però, è meglio essere preparati. Quindi io passerei alle slide perché appunto l'argomento di oggi è per me una delle cose più stimolanti in assoluto e ci tengo a precisare che questa per me è anche un argomento di ricerca, nel senso che io sono attivamente al lavoro per cercare la forma migliore da dare ai piani editoriali, perché mi sono resa conto all'improvviso che molti mezzi intesi come media, hanno una loro forma progettuale. Per farvi un esempio, i film hanno le sceneggiature con gli storyboard, quindi anche gli spot, i video, i giornali hanno il timone editoriale che userò come metafora visiva perché comunque ci si avvicina. I piani editoriali sui social non hanno ancora un loro formato di elezione e io sono un po' stufa di vedere piani editoriali negli Excel, che non sono, loro vedo che non sono l'unica, cioè è proprio una mortificante vedere foto, contenuti, video tirati fuori dall'ambiente naturale e infilati in Excel o in Google Docs o in quello che serve. Poi è chiaro che questo avviene perché non abbiamo ancora uno strumento ideale, però appunto io ci sto lavorando ed è un lavoro in progress ed è un lavoro aperto a tutti, quindi chi volesse contribuire, partecipare, è un progetto molto, molto interessante. Passo alle slide, quindi vediamo, spero che si vedano, spero che Zoom mi permetta di avanzare, ma se no me lo direte. E l'idea è proprio quella di parlare, di ragionare anche sul fatto che comunque i contenuti di cui parliamo oggi sono contenuti di un tipo abbastanza particolare, quindi sono anche contenuti buoni, oltre che buoni contenuti, cioè efficaci. E comunque in genere per me la sostenibilità del piano editoriale è un valore a prescindere, cioè anche se dovessi fare il piano editoriale per qualcosa di cattivissimo come Daredevil, comunque la sostenibilità è fondamentale perché? Perché la sostenibilità ci dà anche un minimo di piacere e di libertà e di leggerezza nel lavorare. Troppo spesso lavorare, come un po' anticipava Laura, lavorare nella progettazione, nella produzione e pubblicazione dei contenuti oggi è una fonte di grande stress e di grande anche proprio mancanza di qualità del lavoro, dell'esperienza e quindi anche del risultato. Il modo di lavorare che sto mettendo a punto è anche orientato al lavorare meno per lavorare meglio, per essere più attenti alla qualità di quello che si fa e anche più attenti alla qualità dell'esperienza delle persone a cui noi ci rivolgiamo. Quindi possiamo comunque già dire che una prima caratteristica dei buoni contenuti è che i buoni contenuti devono essere buoni per noi e buoni per chi li riceve. Se sono troppo buoni per noi, quindi se noi diciamo solo quello che ci interessa dire, molto probabilmente non saranno interessanti per le nostre audience. Se sono troppo interessanti rivolte alle nostre audience, qui, il rischio è che ci allontaniamo troppo dai nostri obiettivi e quindi cerchiamo di mantenerci in una via di mezzo. L'immagine che ho scelto come apertura è un meme che probabilmente qualcuno di voi ricorderà, è Bernie Sanders che all'insediamento di Biden
Scusate un attimo. Succede sempre in tempi di pandemia, è una cosa che io ho visto succedere mille milioni di volte, anche a me è successo, ecco che torno. Lo sapevo che sarebbe arrivato esattamente, quindi mi avete visto anche in tuta, bellissimo. Siamo totalmente contemporanei, benissimo. No, allora dicevo, e infatti Joe Biden era vestito malissimo, scusate, Bernie Sanders era vestito malissimo per l'insediamento di Biden. E cos'è successo? Che gli hanno fatto questa foto spettacolare in cui lui, annoiatissimo, molto infastidito, era lì con sti guanti da neve. Ed è partito il meme, cioè l'associazione di Sanders a qualunque situazione, chiunque altro, nel caso specifico del Daredevil. Ecco, capire i meme, oggi non abbiamo modo di approfondire del tutto cosa sono, come idearli, perché ci servono, però capire i meme è un po' la chiave del piano editoriale sostenibile. Perché il concetto di replicabilità intelligente, di replicabilità creativa, divertente e utile è la base della nostra salvezza come produttori di contenuti. Quindi noi non dobbiamo sforzarci di inventare sempre qualcosa di nuovo, ma dobbiamo sforzarci di progettare un format ripetibile, replicabile, ma ovviamente sempre diverso, quindi non sempre la stessa cosa. E nel meme è nascosto veramente tanta ricchezza di comunicazione. E poi Laura appunto ha un po' anticipato quella che ormai uso come biografia, che è quella dei libri che ho pubblicato, ma lo faccio non tanto per vanità, anche se un pochino sono orgogliosa dei miei quattro figli, ma anche per accennare un'altra cosa molto importante per me. Le dinamiche, le tecniche di cui parliamo cominciano ad avere una certa età. Io ho una certa età, quindi cioè non sono solo non più new media, quindi sono media ormai di una certa età, ma anche proprio le cose che facciamo, il modo in cui lo facciamo, l'esperienza che abbiamo, i dati che abbiamo accumulato, siamo decisamente usciti per quanto riguarda la content strategy e la social media strategy dalla fase dell'esperimento per entrare in una certa esperienza. E questo lo dico perché invece troppo spesso noi diciamo ci facciamo un po' incantare dalle sirene della novità. Vi faccio un esempio di oggi. Ieri Zuckerberg ha presentato il metaverso. Io ho metà dei clienti un po' annoiati che, oddio, adesso cosa facciamo nel metaverso? Prima di tutto niente perché non esiste, quindi è una presentazione di un progetto. E poi ci facciamo esattamente le cose di prima, cioè le cose di cui parleremo oggi, le cose di cui si stanno occupando Laura, The Good Lobby e insomma un po' tutte le persone che lavorano in questo mondo, sono tecniche dinamiche che hanno veramente una storia e un passato e quindi una solidità. Se domani arriva il metaverso, le cose di cui stiamo parlando oggi non cambiano. Cosa succede? Aumentano gli strumenti a nostra disposizione. E questo è molto bello, ok? Cioè non devo aver paura o l'ansia di farmi in un certo senso risucchiare nella ruota del criceto, cioè ogni nuovo strumento che esce io devo inventarmi qualcosa, ma devo pensare, posto quello che sto facendo, il progetto che ho, come posso approfittare della novità che è arrivata. Sono due atteggiamenti completamente diversi. Il primo è tossico, il secondo è non solo sostenibile, ma anche proprio piacevole. Quindi l'idea era quella di vedere da veramente, io primo libro 2001, ma le cose di cui parliamo hanno una storia che inizia dalla fine degli anni 80, quindi veramente tantissimo tempo. Nel frattempo io mi sono incartata con ok, mi fa. E il metodo che ho messo a punto per gestire questa complessità è un po' più grande della sola content strategy, però comunque ve lo presento poi sorvolo sulla parte di story design, per cui oggi abbiamo poi un'altra esperienza molto molto interessante. Ma di base il mio metodo di progettazione, che si chiama metodo Fabula, è, ahimè, mi hanno rubato il logo, Zuckerberg mi ha rubato l'infinito e l'astro di Möbius. Ovviamente non è
un caso perché il lavoro che facciamo assomiglia molto non solo all'infinito unidimensionale, ma proprio al nastro di Möbius che non ha neanche un inizio e una fine. Quindi un metodo di progettazione, un metodo di ragionamento che sostanzialmente ha cinque punti di attenzione, che sono le persone a cui parliamo, intese come personaggi di una storia sola, questa è un po' una mia fissazione, un mio marchio di fabbrica, sono curiosa di sentire invece quale sarà l'altra campana di quello che sentiremo dopo, perché ovviamente ci sono tanti modi diversi di fare bene le cose, quindi per me la storia deve essere unica, sono tanti racconti, quindi sono tanti contenuti, sono frammentati, ma declinano sempre la stessa storia, degli obiettivi che sono fondamentali per una content strategy e una mappa dei contenuti. E la mappa è molto utile perché molto spesso noi non abbiamo idea di quanti sono gli argomenti di cui potremmo parlare e di quali sono quelli che invece gestiamo meglio, conosciamo meglio, padroneggiamo gli argomenti su cui abbiamo qualcosa di veramente interessante e importante da dire, che sarà un po' l'oggetto dell'esercitazione, quindi cominciare a distinguere tra le infinite possibilità e scegliere quegli aspetti, quegli approfondimenti, quei formati, quegli stili in cui io, Maffe, o io, The Good Lobby, o io, Meta di Mark Zuckerberg, posso fare la differenza. E io tipicamente scelgo di partire sempre dalle persone a cui parlo, e infatti le ho messe al centro, ma non è detto che sia la strada migliore. Quello che però sicuramente vi dico è che per parlare di strategia, e quindi content strategy o social media strategy o strategia in generale, noi dobbiamo avere degli obiettivi. E questo è proprio uno dei pochissimi punti fermi per lavorare bene, perché altrimenti invece che andare a sentimento andiamo a caso. Invece noi dobbiamo fare delle azioni orientate e rivolte a degli obiettivi misurabili e il più possibile slegati dalle piattaforme in cui noi operiamo. Quindi, banalmente, le cosiddette vanity metrics, che sono le metriche tipiche delle piattaforme, follower, like, engagement, visite, tutto quello che tipicamente ci fa sentire amati dal nostro pubblico, non sono degli obiettivi, sono al limite dei KPI, ma gli obiettivi sono quanti voti, quanti iscritti, quanti finanziamenti, quante mail, cioè qualcosa che mi permette di misurare davvero se sto andando nella direzione giusta. Per cui cominciamo a dire una content strategy parte da un obiettivo. Se il mio obiettivo è quello di far associare a The Good Lobby un premio Nobel, io potrò anche parlare a 50 persone, che sono 50 editori di premi Nobel nel mondo, e usare delle tecniche di comunicazione antichissime, per niente digitali, perché il mio obiettivo è far associare un premio Nobel a quello che faccio. Se il mio obiettivo è quello di vendere dei dentifrici, ovviamente non parlerò a 50 persone, ma dovrò parlare a 35 milioni di italiani, perché il dentifricio richiede una comunicazione molto più di massa, molto più ampia. Quindi l'obiettivo determina anche il senso di quello che facciamo, la scelta di quello che facciamo, non è solo il modo in cui noi a un certo punto siamo contenti o scontenti di quello che stiamo facendo. Facciamo, no? Perché? Ok. Ho preparato comunque un po' di basi su cui andrò molto veloce, ma mi piace lasciarvele come strumento, come deck di presentazione. E le storie sono la mia grande passione, sono il mio modo di progettare, sono proprio il mio congegno, il mio dispositivo di base, e non a caso io ho uno storyteller, questa statuetta qui che è degli Hopi, che sono un popolo nativo americano del New Mexico, ed è un narratore di storie che ho comprato a New Mexico, mi sono portata fino in Italia perché per me questo è un proverbio commovente, un qualcosa proprio che mi emoziona profondamente perché ritengo che sia sempre stato così e che sempre sarà così. Le persone che raccontano le storie dominano il mondo. Purtroppo questa cosa ha un effetto collaterale che non è detto che le storie abbiano degli obiettivi buoni. E quindi a volte ci vengono raccontate delle storie straordinariamente efficaci a fini non
diciamo, di vantaggio per la società e di evoluzione, e quindi bisogna essere molto, diciamo, efficienti e molto attenti a raccontare le storie per bilanciare le storie degli altri, per bilanciare le storie che non ci piacciono. Oggi abbiamo scelto un esempio per esercitazione probabilmente controverso, perché abbiamo scelto di parlare di vaccinazione. E i Novax sono molto, molti meno di quanto possono sembrare, perché sono estremamente visibili. La storia che guida, che anima, che spinge i Novax in questo momento in Italia, no Green Pass, è una storia molto efficace e molto ben strutturata e domina il mondo. Quindi pochissime persone con una storia ben studiata dominano il mondo. Le storie non sono né buone né cattive, tutto dipende sempre dall'obiettivo che si danno. Il contesto in cui inserirle, quindi la situazione in cui possiamo renderle ancora più utili, parlando di contenuti di solidarietà, di contenuti di attivismo, e questa public narrative che è stata messa a punto da Marshall Ganza una decina di anni fa, e io è un paio d'anni che la uso praticamente per tutti i clienti, anche per i clienti più profit che vi potete immaginare. Perché? Perché con il Covid l'importanza della story of now, cioè dell'essere legati al momento attuale, a quello che succede nel mondo, a non sembrare caduti da Marte, completamente scollegati a quello che vivono le persone, è entrata anche nella vita delle aziende che non hanno nessuna attenzione alla sostenibilità, al purpose, come viene propriamente detto, alla società. E il Covid ci ha in un certo senso spinti come marketer, come aziende, a occuparcene e in alcuni casi a vedere che comunque, per quanto faticoso, per quanto a tratti rischioso, avere un'attenzione anche alla ricaduta sociale di quello che facciamo è importante. Ovviamente per chi di base è impegnato nell'attivismo è inutile fare questo distinguo, ma ritengo sia interessante appunto vedere come questi aspetti siano sempre più rilevanti anche per le aziende totalmente profit. La narrative di Gantz sostanzialmente mette insieme tre aspetti: la propria storia, quindi la propria storia di brand, la propria storia di professionista, la storia della comunità in cui si è immersi e la storia di quello che succede in questo momento. Quindi è uno schema solidissimo che dà molta forza ai nostri contenuti. E il senso di avere una storia sola e di declinare questi contenuti, quindi torniamo un po' al meme di prima, quindi di alla fine dire sempre la stessa cosa, ma in tanti modi diversi, il ridurre il rumore, ridurre la confusione, essere il più possibile riconoscibili, comprensibili, io dico un'oasi di pace. Cioè il mio obiettivo di comunicatrice è far sì che quando qualcuno incontra un mio contenuto si possa rilassare un attimo perché sa di dove si trova, sa come parla quel brand, sa che cosa si aspetta da lui, sa se gli piace o non gli piace, non deve ogni volta fare una fatica bestiale per ricominciare da capo e cercare di capire perché mi stanno disturbando per dirmi qualcosa. Questo processo qui, appunto, consiste nel prendere tanti argomenti sparsi, nel prendere tanti messaggi sparsi e nel cercare di sintetizzarli il più possibile in degli elementi molto semplici e riconoscibili, quali sono tipicamente quelli delle storie. Degli obiettivi ne abbiamo già parlato, quindi non vi ripropongo, se non per lasciarvela nelle slide, la classica distinzione SMART, quindi obiettivi chiari, misurabili, raggiungibili e con un tempo, però appunto ricordiamocelo. E passiamo invece a entrare un po' più nel merito della content strategy con il famigerato, amatissimo, criticatissimo funnel di conversione, perché l'obiettivo tipico di tutte le content strategy è portare le persone da una situazione di totale estraneità, che possiamo anche tradurre più che stranieri, ma con persone per cui noi siamo stranieri a loro, le persone che non hanno idea di che cosa sia The Good Lobby, di che cosa sia Meta, di chi sia Maffia De Baggis, a entrare in relazione con noi approfondendo la conoscenza con delle fasi che sono delle fasi abbastanza distinte dalle altre.
Quindi io non ho idea che esista The Good Lobby, scopro la loro esistenza, visito il loro sito, decido che mi interessa quello che fanno, mi iscrivo alla loro newsletter o a qualcosa che mi propongono, a una raccolta di firme, e poi divento un loro cliente, in questo caso tra virgolette, ma il senso è sempre quello. In questo schema, che è uno dei tanti schemi possibili, manca una parte che poi vedremo più avanti, che è la conseguenza del deliziare i clienti, che è l'advocacy. Quindi noi possiamo dire che questo è il funnel di conversione base. Al funnel di conversione di questo tipo vale sempre la pena di aggiungere la parte di advocacy o comunque di passaparola e di appunto la conseguenza dell'essere felice, perché il vero obiettivo di una content strategy non è chiudere il lead, com'è, ma è rendere qualcuno così felice di averci scelto da aver voglia di farci scegliere da qualcun altro. Quindi in pratica possiamo cominciare a dire che la content strategy serve a questo, non serve solo a farsi conoscere, farsi valutare, farsi scegliere, farsi comprare, farsi iscrivere, farsi votare, ma serve a aver attratto delle persone che poi hanno voglia di diventare delle forme di attrazione. Io qui gesticolo, ma non sempre nel monitor i miei gesti ci sono, però comunque credo che qualcosa si veda. Il senso di questo lavoro è proprio quello di ridurre l'impegno nella fascia gialla. Quando si inizia a comunicare i contenuti necessari per la prima fascia, che è quella di attrazione e di scoperta, li dobbiamo produrre noi. Se attiviamo bene il passaparola, iniziano a produrli anche gli altri, e quindi in un certo senso noi aumentiamo, moltiplichiamo i contenuti senza moltiplicare il lavoro. Un'altra caratteristica tipica del funnel è che ha questa forma a imbuto, funnel vuol dire imbuto, e quindi il numero che noi dovremmo misurare quando valutiamo l'efficacia di questo tipo di iniziative non è tanto un numero assoluto, ma è un numero relativo, che è il tasso di conversione. Se io intercetto l'attenzione di 1000 persone e alla fine ho 10 clienti, sto facendo un lavoro migliore che se intercetto l'attenzione di 1 milione di persone e alla fine ho 10 clienti. Perché per attrarre quel milione di persone probabilmente ho dovuto un pochino annacquare, allargare il mio messaggio e i miei contenuti per poi comunque ottenere lo stesso risultato. Quindi tanto vale parlare a meno persone, quindi parlare a una nicchia di persone, per poi avere il vero risultato di cui parlavo prima, cioè 10 iscritti, 10 finanziatori, 10 votanti molto molto convinti. E questi tipi di funnel si possono declinare in tanti modi diversi. Nello specifico della content strategy, noi dobbiamo ricordare che tra la scoperta e l'approfondimento le persone sono interessate ai contenuti. Avanzando, quindi tra l'approfondimento e la valutazione, le persone cominciano a essere interessate alla nostra proposta. Tra la valutazione e l'acquisto, voto, eccetera, slash, eccetera, eccetera, sono interessate a quello che proponiamo. Questo è molto importante da ricordare, perché se noi vogliamo guardare il tutto da un'altra prospettiva, è molto probabile che 1000 persone interessate ai nostri contenuti si rivelino 990 persone che non entrano e non vanno avanti a fare quello che noi desideriamo. Quindi, da un certo punto di vista, noi potremmo anche dire, o meglio, il mio cliente mi dice spesso, il capo del mio cliente gli dice spesso, stiamo regalando contenuti che ci costano un sacco di soldi a 990 persone che poi ignorano quello che facciamo e chi siamo. E questo è in un certo senso un prezzo da pagare, nel senso che è perfettamente normale che sia così. Tra l'altro, molto spesso tra quelle 990 persone ci sono competitor o persone che non ci piacciono o comunque realtà che non sono davvero interessate a noi, ma è sicuramente un prezzo da pagare per raggiungere l'obiettivo finale, ma anche essendo oggi in una situazione di cui parliamo di attivismo e di cambiamento sociale, è anche comunque un miglioramento della società. Se io faccio una guida alla
una delle attività di cui parlava prima Laura, e comunque informo qualcuno e lo aiuto a farsi un'idea più precisa, più approfondita del mio punto di vista rispetto a quell'argomento, anche se quella persona non segue il funnel per raggiungere gli obiettivi di The Good Lobby, The Good Lobby ha comunque migliorato il discorso pubblico. Quindi possiamo dire che la content strategy fatta bene, anche profit, e comunque sempre un miglioramento del discorso pubblico, soprattutto rispetto a forme di pubblicità più invasive, più manipolative, più stupide, passatemi il termine, perché possono benissimo esserci dei contenuti stupidi che funzionano, però tra il messaggio pubblicitario martellante, un articolo di approfondimento, un video di approfondimento, sicuramente il discorso pubblico viene migliorato a prescindere dal raggiungimento dei nostri obiettivi, che però, torno a quello che dicevamo prima, devono essere comunque raggiunti. Andiamo sempre un pezzettino avanti con il viaggio del cliente e il viaggio dell'eroe, perché c'è un motivo per cui le storie sono così affascinanti, così utili, accompagnate al piano editoriale, ai contenuti, e che il viaggio del cliente, che è un altro modo di vedere il funnel di conversione, assomiglia molto al viaggio dell'eroe, in particolare all'arco di trasformazione del protagonista di una storia. Quindi nella buyer's journey classico, e questo secondo me è particolarmente chiaro, c'è una persona che è totalmente concentrata sui suoi problemi e inconsapevole dell'esistenza di soluzioni ai propri problemi, e quindi una persona sostanzialmente che ha o accettato o è disperata sempre tra virgolette, ma comunque convinta che non ci sia una soluzione. Il nostro lavoro, la nostra comunicazione serve a farlo passare dalla essere concentrati sul problema a essere concentrati sulla soluzione. Non è possibile vivere in una società così ingiusta. Incontro qualcuno che mi fa capire che posso fare qualcosa, che ci sono delle realtà che si stanno attivando, che stanno lavorando per diminuire l'ingiustizia della società. Il mio focus passa dalla, appunto, dalla concentrazione sul problema al cominciare a spostarsi verso una possibile soluzione, che è esattamente la stessa cosa che fa il protagonista di una storia nel viaggio dell'eroe. I passaggi successivi sono più, diciamo, comprensibili, più classici, quindi io scopro che c'è una realtà, scopro che c'è un'associazione, scopro che c'è una raccolta di firme e partecipo, quindi avanzo, ma il nostro lavoro nella content strategy è focalizzato sulla prima fase, quindi sulla fase della discovery. Quindi iniziamo a dire una cosa molto importante, che content strategy è giallo-arancione, per rimanere sui colori, è concentrata sulla parte dell'attrazione, concentrata sulla parte della scoperta, e per chi usa il linguaggio brutto del marketing, del digital marketing, è tofu, top of the funnel. Sì, molto brutto, però. Infatti, se voi, ogni tanto capita di vedere dei business manager di Facebook con proprio tofu, mofu, bofu, che sono top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Io detesto questo modo di parlare, però comunque è come una lingua straniera, no? Devi conoscerla, non è per capirla. La content strategy serve soprattutto all'inizio del funnel, all'inizio del viaggio. Quindi i contenuti in particolare di cui parliamo oggi sono dei contenuti che servono a persone che sarebbero felici di sapere che noi esistiamo, ma non lo sanno, di scoprirci. Questo è il motivo per cui facciamo quello che facciamo. Per tenere sott'occhio la situazione, quindi quello che vi dicevo all'inizio, di ci manca ancora un formato, il Canvas è uno dei formati di riepilogo, di sintesi che più ci aiutano. Io uso questo Canvas qui, che appunto rispetto all'obiettivo di avere uno strumento su cui lavorare già da stasera, è sicuramente uno dei formati più utili che vi posso proporre, e questo l'ho personalizzato secondo quelle che sono le mie, diciamo, le mie esigenze, il mio modo di progettare. Quindi c'è una storia al centro, ci sono dei format, ci sono delle persone a cui parlo, che sono delle persone
molto ben individuate, scelgo le piattaforme su cui parlare, scelgo i KPI che mi aiutano a capire se sono nella direzione giusta e poi identifico due aspetti. L'azione desiderata, cioè quello che io voglio che le persone facciano, che può non essere l'azione finale. Quindi se io vendo dentifrici, l'azione desiderata non è vendere dentifricio, ma è scaricare un coupon sconto di 2 euro. E lo stimolo, c'è qualcuno con il microfono aperto, quindi fate, vediamo se, ok, grazie. Lo stimolo è quello che fa venire voglia alle persone di compiere l'azione desiderata. Gli argomenti e i valori che sono appunto gli argomenti che io sceglierò, su cui mi concentrerò per far avanzare il mio customer journey, per farmi scoprire dalle persone, e gli obiettivi di business che sono il motivo per cui sto facendo la strada che faccio. Quindi vedete che già qui io distinguo KPI da obiettivi di business, e questa distinzione nella content strategy, per quanto noiosa, per niente creativa e molto diciamo quasi da superio, è assolutamente necessaria. Vi faccio vedere un canvas compilato, vi faccio vedere il mio, così vediamo un esempio diretto, però io vi invito a usare questi canvas e anche a personalizzarli, perché magari ci sono aspetti che per voi sono più interessanti di altri da mettere in evidenza, ma di mantenere la modalità tutto in una slide. A me capita abbastanza spesso, soprattutto con gli studenti dello IED, che loro mi smontano il canvas e mi fanno 10 slide diverse per avere più spazio dove scrivere. Ecco, il senso di avere poco spazio e di avere un'unica slide è che io devo mettere le informazioni essenziali e il più sintetiche possibile. È il motivo per cui i post-it sono di tante dimensioni diverse. Se noi adesso fossimo tutti e 60 in una stanza, probabilmente saremmo su 10 tavoli con dei post-it, io vi darei dei post-it molto piccoli. E a volte ci sono persone che su post-it molto piccoli scrivono molto piccolo, a me fa molto ridere, perché io ogni volta gli devo dire: se te l'ho dato piccolo, non è che non ho trovato quelli grandi, se te l'ho dato piccolo è perché bisogna essere sintetici. Io, sarà che di base sono una copywriter, nasco copywriter e resterò copywriter per tutta la mia vita, ma trovare le parole giuste per esprimere i concetti è fondamentale per chiarirsi le idee. Nella mindfulness si dice naming is taming, dare, e non solo nella mindfulness, credo che sia anche qui qualcosa di orientale o di indiano, adesso sinceramente non ricordo la provenienza. Dare il nome alle cose vuol dire domarle. Okay? Quindi quando io sono in difficoltà, non riesco a sintetizzare qualcosa con precisione, ho un indizio molto chiaro del fatto che non ho le idee chiare. Quindi non è tanto una questione di bella o brutta scrittura, ma è proprio una questione di arrivare a trovare la parola precisa per esprimere quel tema, quell'argomento. Quindi scrivete piccolo se volete, però insomma non troppo. E questo appunto è il mio canvas che io seguo da ormai 3 anni, e questa cosa qui ve la do come, diciamo, buona notizia, nel senso che un lavoro di questo tipo, una strategia di questo tipo richiede molto impegno, molta fatica, ma è di lunghissima durata. Cioè un lavoro intenso e intensivo sulla propria strategia di contenuto è un lavoro che vi richiederà magari all'inizio 1 o 2 mesi, ma che poi vi porterà ad avere materiale per anni. E qui torno a quello che, il discorso che facevo sulla sostenibilità. Io ho visto che è molto più sostenibile lavorare un mese alla produzione di tantissimi contenuti che lavorare un giorno alla settimana alla produzione di tantissimi contenuti. Anche solo banalmente perché l'immersione in un progetto di questo tipo è impegnativa, e quindi entrare e uscire, entrare e uscire, entrare e uscire è più faticoso di prendersi un periodo, ovviamente non un mese in cui faccio solo quello, però in cui la mia principale preoccupazione è produrre più contenuti possibile.
E qui questo magari vi dà anche un po' un'idea del fatto che quando parlo di contenuti non parlo di news, non parlo di notizie, non parlo di contenuti che scadono, di stories che scadono, sì, ma non di contenuti che scadono. Una buona content strategy è basata su contenuti reference, su contenuti sempreverdi, quindi su contenuti che una volta che io ci ho lavorato con cura e ho approfondito un argomento, mi durano anni, per sempre in un certo senso. Se io vendo fiori e faccio una, o piante meglio, e faccio una guida come non far morire le piante perché gli do troppa acqua, e faccio, magari mi faccio fare delle bellissime illustrazioni da un artista, quella guida lì durerà per sempre. Quindi avrò investito tempo e risorse nella produzione di questo contenuto che non cambierà mai e quindi continuerà a produrre reddito o i suoi obiettivi per sempre. Quindi il senso anche di invitarvi a lavorare intensivamente ai contenuti nasce da questo. Le news magari ci saranno, cioè non è detto che non ci siano mai news in un piano editoriale di questo tipo, ma ovviamente non li possiamo prevedere e quindi sono esclusi in un certo senso da questo lavoro, ma poi ci arriviamo, anzi adesso accelero un po' così ci arrivo. Qui cosa troviamo? Troviamo prima di tutto dei format. I format sono l'equivalente del meme. I format sono le idee che io ho trovato per esprimere quello che posso dire in modo personale, in modo diverso dagli altri, in modo riconoscibile e anche in un certo senso posizionandomi per il tipo di professionista che sono. Per esempio le coccole. È abbastanza strano che una digital strategist parli di coccole o usi questo linguaggio o porti emotività nel lavoro, che è un lavoro considerato spesso freddo, informatico e anche un po' cinico. Quindi un mio format è una mia caratteristica molto, molto precisa. Oppure cosa possiamo imparare dalla narrativa? Io ho capito anni fa che il mio cliente ideale è un cliente che detesta abbastanza computer, informatica e tecnologia, e quindi io cosa faccio? Traduco quello che ho imparato sui social media, sulle campagne pubblicitarie online, usando esempi dalla letteratura, dal cinema, dalle serie TV, dall'antropologia, dalla filosofia, dal viaggio, perché so che questo format è molto gradito a persone con cui io lavoro molto bene. Quindi è un qualcosa che appunto posiziona me, non può farlo un altro. Se lo fa un altro, lo fa in modo diverso. Idem per i valori. I valori danno in un certo senso la personalità al piano editoriale, perché io posso avere gli stessi format, gli stessi destinatari, le stesse piattaforme, posso avere un canvas identico, ma i valori cambiano tutto. I miei valori sono la riflessione costruttiva. Raramente io critico qualcosa o qualcuno. Il gioco dell'epic fail, per capirci, molto diffuso, del dire quanto è brutto, quanto fa schifo tutto, tipo oggi Meta di Facebook, non fa parte del mio piano editoriale. Una prospettiva diversa da cui guardare le cose, il cazzeggio. So che sembra grossa, no? Deve avere il cazzeggio come valore, però è un'altra cosa che aiuta a farmi riconoscere e aiuta a creare una relazione con un certo tipo di persone. Il valore cancellato è quello che appunto io vi consiglio sempre di aggiungere anche al canvas, una cosa assolutamente da evitare, che nel mio caso sono le lagne. Infatti io spesso con Alessandra Farabego uso l'hashtag basta lagne, perché le lagne non servono a nulla, sono tossiche, fanno male anche chi si lagna e quindi non... Infatti uno dei miei contenuti tipici è non mi lagno mai, mi lagno una volta all'anno ed è oggi. E quindi parte il calimerismo, come lo chiama mio marito, ma a parte gli scherzi, ovviamente uso me perché di me posso parlare e anche un po' prendermi in giro, ma The Good Lobby sarebbe molto diversa se avesse come valore l'aggressività o se avesse come valore la gentilezza. Vanno bene tutte e due, Greenpeace è molto aggressiva, ok? Cioè non è detto che per fare attivismo e cambiare la società bisogna essere gentili,
va bene essere aggressivi, va bene essere gentili, okay? Ma nel momento in cui io ho l'aggressività nei miei valori, io in un certo senso rinuncio ad altre forme di relazione. E il motivo è sempre la riconoscibilità di cui parlavo prima. Non posso essere come tu mi vuoi, posso cambiare continuamente modo di comportarmi. Quindi la scelta dei valori per i contenuti è davvero molto, molto importante. E un altro esempio qui completamente divertente, ma anche per farvi vedere, in questo caso questa è un'illustrazione fatta da Sara Serravalle, che è una bravissima illustratrice, e per un parco giochi, per un parco divertimenti. I valori del piano editoriale di questo parco divertimenti erano adrenalina, endorfina e prolattina. Quindi noi possiamo essere creativi anche sui valori. Sono tre ormoni che sono eccitazione, felicità e commozione, ma comunque danno una direzione ai contenuti che faccio. I contenuti di questo parco o devono essere gasanti, o devono essere dare la sensazione di una felicità, o dei ricordi di una giornata passata in famiglia commovente. Quindi i valori sono davvero molto importanti nei contenuti, e ovviamente perché siano credibili devono essere valori che l'azienda rispetta. Questo lo dico anche se è ovvio, perché troppo spesso invece si vedono delle distonie molto, molto, molto forti. E andiamo un po' avanti sul discorso della una sola storia, tanti racconti, perché ricordo appunto che la continuità narrativa e quindi questa importanza di scegliersi una direzione, un destino, un piccolo confine, e comunque nostra amica. Nel momento in cui io dico basta lagne, io rinuncio a una serie di modi di stare in rete che mi sono anche amici, perché è meno faticoso. No, no, non si fa quello, no. Oh, ho sbagliato. Che cosa, come facciamo a fare questa cosa con l'equivalente nel mondo cinematografico? Qui vi faccio vedere anche che cosa vuol dire usare le narrazioni come esempi, perché probabilmente il concetto di remake è un concetto molto più comprensibile di quello di meme, ma è la stessa cosa. Okay? Nel momento in cui ho un racconto e un format, e racconto sempre la stessa cosa, ma cambiandone degli elementi, io uso un altro formato tipico del racconto cinematografico, che è il remake. Prendo una storia che tutti conoscono e cambio qualcosa, ma diciamo gioco su un campo più facile di quello di partire di nuovo da zero. Questo è particolarmente interessante perché le serie televisive, che sono il romanzo contemporaneo, hanno spesso, diciamo che metà delle serie televisive hanno un formato che è basato praticamente su un continuo remake della stessa storia. E l'esempio probabilmente più antico e anche più divertente, anche se ieri hanno confermato appunto l'orario di Un posto al sole, che è un po' una delle grandi narrazioni italiane, che piaccia o non piaccia, però comunque dobbiamo conoscerlo, dobbiamo prenderlo in considerazione. Ecco, lo schema di ogni puntata della Signora in Giallo assomiglia molto al tipo di contenuti che noi dobbiamo imparare a progettare. Questa è un'infografica fatta da Viola Scintilla. Le infografiche sono anche un esempio di contenuto molto efficace, che quindi è bene conoscere. Ma che cosa succede in ogni puntata della Signora in Giallo? Qualcuno arriva in città, qualcuno muore male, Jessica si intromette a fin di bene, lo sceriffo non capisce nulla, Jessica risolve il caso, gioioso fermo immagine finale. E questa cosa va avanti per centinaia di puntate, come va avanti per centinaia di puntate in Lie to Me o in The Mentalist o in Sherlock Holmes o nei libri di Montalbano, del commissario Ricciardi, di Rocco Schiavone. Siamo circondati da ripetizioni della stessa storia con elementi cambiati. Per questo io sono abbastanza fiduciosa nel dirvi qui è la chiave di tutto. Un buon piano editoriale, un piano in cui voi vi lavorate tantissimo per trovare il format che potete ripetere e poi cambiare soltanto gli elementi che ci sono dentro. E ovviamente ho anche un po' di esempi, perché altrimenti se parlo solo di Jessica Fletcher può sembrare un po' astratto. Qui ci sono esempi
minuscoli ed enormi di che cosa vuol dire tenere sempre lo stesso format cambiando il contenuto. Un esempio probabilmente il più straordinario sono i keynote di Apple. Nei keynote di Apple c'è praticamente sempre lo stesso set. E il passaggio da Steve Jobs a Tim Cook ovviamente non è passato inosservato, ma nell'impaginazione dell'evento è rimasto assolutamente identico. Stessa cosa per TED. TED è un relatore da solo su un tondo rosso, da 30 anni, con piccole varianti, ogni tanto il Covid che si è collegati da casa, ma di base TED è sempre riconoscibile perché ha quella scenografia lì. E qui stiamo introducendo un altro elemento molto interessante dopo i 2 anni che abbiamo vissuto. I live, gli eventi, questo incontro, sono dei contenuti. I convegni dal vivo, i forum, le tavole rotonde, gli aperitivi, le presentazioni, le cene per raccolta fondi, sono dei contenuti in questo schema. E sono dei contenuti che devono raccontare sempre la stessa storia. E quindi se The Wood Lobby ha un certo stile e organizza una cena di natalizia di raccolta fondi, la scelta del ristorante, la scelta del menù sarà all'interno di questa storia, di questo stile, perché altrimenti si esce dalla storia, si fanno uscire dalla storia le persone, si mandano in confusione le persone con cui abbiamo una relazione. Quindi il dovere del format, che è anche una grande comodità, è proprio quella di rimanere sempre familiari e riconoscibili e comprensibili nell'attenzione delle persone. Ovviamente ci sono format anche più piccolini, di casi non è necessario essere Apple o essere TED. Quello che vedete affiancato a loro è il mio cliente, che è un'agenzia immobiliare, dove semplicemente ogni foto delle case ha sotto una barra con il colore del logo e le caratteristiche dell'appartamento in vendita o in affitto. Quindi per passare proprio da tutta l'altra parte su un piano di praticità e di concretezza, le cornici, i template per i social media sono un format che permette di raggiungere questo obiettivo. E l'importante è non essere preda dell'ansia della creatività, del cambiare le immagini. E noi siamo affollatissimi, perseguitati da pagine molto creative, molto variabili, che ogni volta ci rimandano in confusione. Quindi tutti questi esempi qua, compreso il lancio del mio ultimo libro, che ho lanciato con una serie di incontri, che non erano incontri che avevano solo sempre la stessa grafica, la stessa immagine, la stessa proporzione tra il libro, l'ospite e l'argomento, che era uno dei capitoli del libro, ma avevano anche un format di dibattito, io e un'altra persona, nel caso specifico io una donna, perché ho deciso di fare il contrario, di avere le quote azzurre, non le quote rosa, quando organizzo qualcosa, due persone sole che parlano alla pari di un argomento. Allora, dopo un po' che entrate in questo modo di ragionare, cominciate a vedere format ovunque e li usate proprio per fare un po' di ordine, un po' di piacere, di progettazione, di produzione nei contenuti che fate. Andiamo avanti, arriviamo al tema dell'esercitazione che si avvicina pericolosamente per chi deve partecipare, perché un aspetto che ci aiuta sia a entrare in profondità nella produzione dei contenuti, sia anche a liberarci dall'ansia, appunto, di dover parlare di qualunque cosa in qualunque momento, cosa che rende molto sgradevoli le persone online che lo fanno. Le persone online che danno la loro opinione su qualunque cosa, che sono un po' diciamo, un vizio, una malattia dei nostri tempi, non sono solo fastidiose, sono delle persone che ti viene da dire, ma non hanno un amico che gli dice che non possono ogni giorno commentare la partita di calcio, la campagna vaccinale e la detrazione delle tasse, insomma, avete ben presente di che tipi di persone parliamo. Ma questo vale anche per i brand, vale anche per le aziende, vale anche per le associazioni. Il mio consiglio, la mia indicazione è quello di scegliere al massimo 5 argomenti,
con una disposizione, un'organizzazione che poi dirò alla fine quando lancerò l'esercizio, perché comunque sono 3 più 2 in realtà, 5 perché è un numero, diciamo, ragionevole, quindi di meno è troppo poco, di più è velleitario. Questo vale qualunque sia l'ampiezza, l'estensione di quello che propongo, perché è molto difficile che chiunque, anche l'azienda più grande del mondo, anche appunto Greenpeace o ActionAid o le grandi realtà, possano essere profondamente efficaci e fare la differenza su più di 5 argomenti. Quelli che trovate nella cosa sono i miei, sono quelli che ho scelto io, e ovviamente un po' ogni tanto mi dispiace non avere qualcos'altro, ma queste sono 5 cose su cui io so che quando ne parlo ho qualcosa da dire, che non è semplicemente la ripetizione di quello che dice qualcun altro. Quindi un esercizio anche di umiltà, di autoanalisi, molto utile, che consiglio a tutti, e infatti ve lo facciamo fare come esercizio. Poi io ho un po' esteso questa regola del 5, perché il 5 in realtà mi è venuto in mente per un motivo totalmente stupido che non c'entra niente, perché il 5 è un numero che moltiplicato per se stesso ha sempre alla fine 5, e quindi un numero anche divertente per quanto riguarda le proprietà dei numeri. E sono arrivata a darvi questa ulteriore regola, per cui, che è una regola inventata, quindi ragionevole ma inventata, che soprattutto sul sito devono esserci almeno 25 contenuti pilastro. Contenuti pilastro è un brutto calco dal mondo della SEO e dell'indicizzazione su Google, perché sono i contenuti pillar o cornerstone, quindi contenuti d'angolo oltre che pilastro, che sono quelli che vengono consigliati per l'indicizzazione su Google, quindi qui stiamo parlando anche di questo aspetto, che sono 5 articoli per argomento, o 5 video, o 5 illustrazioni, 5 infografiche, 5 dibattiti, 5 eventi, contenuto veramente nel modo più ampio che potete immaginare, che siano la somma della vostra competenza su questi argomenti. Quindi quando io prima dicevo prendetevi un mese per lavorare a questo, dicevo prendetevi un mese per produrre questi 25 contenuti che siano sempre verdi e quindi siano, che valga la pena di lavorarci. Questi 25 contenuti, e questo è il momento in cui di solito metà delle persone che mi seguono svengono dicendo voglio morire, questi contenuti dovrebbero avere, ma non è obbligatorio prepararli tutti insieme ovviamente, 625 lanci. Perché? Perché se io ho lavorato bene nella progettazione di questi contenuti, li avrò pensati in modo da renderli molto simili al classico maiale di cui non si butta via niente. Un buon articolo, un buon contenuto ha foto, titoli, frasi, frasi estrapolabili, video, esempi che possono essere presi e distribuiti sui social dove ho scelto di essere. Quindi un buon articolo ha un pezzo per LinkedIn, un pezzo per Instagram, un pezzo per Facebook, un balletto per TikTok. No, scherzo, il balletto per TikTok non è obbligatorio, però se vi viene, se nei vostri valori ci sta, ci sta. Ma a parte gli scherzi, un buon contenuto atemporale è un contenuto che può essere spezzettato, frammentato e rilanciato in tanti modi diversi. Per questo prima dicevo, tanta fatica iniziale, tanta vita di rendita in futuro. E questi contenuti qui sono la base di quello che voi comunicate e ovviamente non devono essere frizzed, cioè non devono essere, perché siamo in una società e soprattutto su un mezzo estremamente dinamico, e quindi ovviamente i contenuti freschi, i contenuti del now di cui parlavo prima, devono esserci, ma saranno un quarto di quello che voi pubblicate. Io dico un quarto, 25%, perché so che per molte persone è utile avere dei contenimenti. Poi se sono il 18% non, il senso ovviamente non è il bilancino, e avere comunque un po' delle appunto un confine, perché un confine a volte aiuta. Un piccolo aggiornamento alla regola del 5, che
ho pensato in base alle domande, alle difficoltà anche con i clienti, perché mi dicevano questo è un work in progress, che la regola del 5 funziona per i contenuti sempreverdi. Per chi non ha una formazione di giornalistico o comunque di produzione di contenuti, i contenuti sempreverdi sono appunto quelli enciclopedici, quelli che non cambiano, a meno che non cambino fisica, chimica e biologia. Le news ovviamente non sono contenuti di questo tipo e molto spesso nella comunicazione le news non sono solo le breaking news tipo arriva l'uragano a Catania, spero non sia arrivato, sono un po' preoccupata, ma anche news del lavoro che facciamo. Se io di lavoro seleziono bandi, come fa uno dei miei clienti a cui sono molto affezionata, i bandi sono news. Io non posso preparare prima un contenuto per un bando che uscirà. Allora, in questo caso, per le news, la regola del format è ancora più importante. Quindi, quando io devo tenere presente che questa regola qui funziona molto bene per i contenuti che io posso preparare in anticipo, se non li posso preparare in anticipo, allora dovrò lavorare molto molto bene sui format. Perché in questo caso io comunque avrò un modo facile anche per dare le linee guida al team che lavora, per dare un buon briefing a un fornitore esterno nel caso abbia bisogno di affidare il lavoro a qualcuno, e è quello che mi permette di mantenere la riconoscibilità anche nella novità che sono. E i format sono sicuramente i più facili, sono quelli che abbiamo visto prima, cioè grafici e tipografici, ma sono anche linguistici. Quindi il modo in cui io dico le cose, l'ho spiegato bene del post, è un format linguistico per capirci, che non è solo le parole spiegate bene, è un certo tipo di spiegoni, un certo tipo di guide, di approfondimento. Entrando ancora più nella raffinatezza, possono essere anche semiotici, possono essere performativi. Usare la narrativa e il cinema per spiegare il digital marketing è un format semiotico. Il fare le presentazioni di un libro sempre due donne e che sono alla pari e non c'è una che presenta l'altra, è un format performativo. Quindi queste cose possono essere anche molto raffinate, però diciamo che anche solo avere sempre lo stesso template, due template, tre template grafici è un grandissimo aiuto per favorire la riconoscibilità di cui parlavo prima. E comunque io vi consiglio di scegliere almeno tre argomenti sempreverdi, qualunque sia l'impatto della parte variabile sulle cose di cui parlate. E quindi qui torniamo ai format, e questo è un po' l'effetto che io sogno quando preparo un piano editoriale. Quindi siamo arrivati quasi alla fine del nostro, della parte diciamo frontale, ma io mi beo a guardare questo video, perché io quello che vorrei è proprio far uscire un'unica cosa che poi prende mille rivoli, mille direzioni e comunque acqua che pulisce, che va. Quindi un'immagine che a me rilassa molto. E invece adesso è arrivato il momento per voi di non rilassarvi per nulla, perché tocca a voi lavorare, giusto Laura? Sì, nel frattempo non sono arrivate domande in chat, non so se qualcuno ha qualcosa di particolarmente urgente, se qualcosa non è chiaro, secondo me, ma sei stata chiarissima, però magari qualche precisazione. Se non c'è niente possiamo procedere con l'esercitazione. E saremo divisi in gruppi e dici tu però Mafe quando adesso sì. Esco dalla condivisione perché vi dico a voce che cosa facciamo. Per le domande comunque ci sarà modo anche dopo, perché l'idea è appunto quella di, vedo che siamo 55, quindi tolti noi magari dall'organizzazione farei 10 gruppi da 5 persone. E la richiesta di questa esercitazione è quella di scegliere 5 argomenti per convincere le persone a vaccinarsi.
quindi è un argomento proprio leggerino, no? Per niente, per niente delicato e per niente problematico. E se, senza entrare nel merito del come, ovviamente, perché vi diamo mezz'ora, però lo scopo è proprio quello di provare a ragionare su cosa vuol dire trovare degli argomenti che siano utili per portare le persone da sole a fare questo tipo di scelta. E magari può aiutare se vediamo qualche esempio di che cosa intendo per argomento. Quindi sicuramente un argomento sensato per convincere le persone a non aver paura di vaccinarsi o a farlo potrebbe essere il funzionamento della sperimentazione dei vaccini nel mondo. Quindi un argomento da questo punto di vista è un qualcosa di abbastanza ampio, non è i vaccini, ma è un po' più ridotto e che permetta di fare almeno 5 contenuti di approfondimento. Quindi, oppure, se prendiamo un altro esempio, pensiamo all'esempio della... Non mi viene assolutamente niente, ovviamente, perché ora sono stanca e quindi non mi viene un esempio decente, ma mentre ci penso, l'altra parte che mancava da chiarire era il senso del 3 più 2. 3 più 2 perché tre argomenti devono essere strettamente legati all'argomento di cui parliamo. Quindi se l'argomento è la campagna vaccinale, tutto quello che ha a che fare con la sperimentazione, con la scienza, con la biologia, con l'epidemiologia, con gli ospedali, con gli effetti collaterali, e qui già vi sto dando un sacco di idee che potete ovviamente riutilizzare, sono argomenti vicini. Quelli che nella mia esperienza però fanno la differenza e sono davvero un po' il... non mi piace dire trucco, però sì, dal punto di vista della magia, il trucco, sono gli argomenti che io definisco complementari. Questo soprattutto nella parte proprio iniziale del Customer Journey, perché noi abbiamo detto che il Customer Journey sono persone che hanno nella loro vita un problema, ma non se ne occupano perché danno per scontato che non ci si possa fare nulla. E quindi è più facile intercettarli se io parlo di qualcosa che è collegabile a quel vissuto, a quel problema, ma non è dentro. Allora, per esempio, per la campagna vaccinale, un contenuto complementare interessante potrebbe essere il viaggio. Non solo il viaggio inteso come se ti vaccini puoi viaggiare, che insomma, però comunque è in sé abbastanza forte, ma il viaggio inteso come esperienza legata alla libertà di movimento e legata a tutto quello che ci succede e che è collegabile, cioè non è totalmente slegato, che può risultare fastidioso rispetto all'argomento principale, ma è più ampio, più interessante e anche più rilassante. Oppure lo sport inteso sia come allenamento sia come sport che seguo. Insomma, a me non sembra un caso che quest'anno gli atleti italiani abbiano vinto così tante medaglie. Sono medaglie vinte dopo un anno e mezzo, un periodo in cui è stato vietato allenarsi. C'è qualcosa di interessante in questo aspetto. Allora, se io devo progettare un piano editoriale per una campagna vaccinale, probabilmente cerco di, magari con le visualizzazioni di dati, di rappresentare delle cose particolari che sono successe nel contesto, il now, di cui parlavamo prima, che ha portato alla vaccinazione. Quindi i due contenuti in più sono contenuti che sono associabili, collegabili, come se fosse un domino, ma non strettamente correlati. E lì potete veramente un po' essere creativi, nel senso che possono essere argomenti di davvero tanti, tanti tipi diversi. Però il senso del lavoro, adesso la smetto di parlare, se no vi sottraggo altro tempo, è proprio quello di dire: l'obiettivo è portare persone spaventate, quindi dimentichiamoci i Novax, persone sinceramente in buona fede spaventate a vaccinarsi, quali sono le 5 cose di cui parlo per un buon piano editoriale. E quindi adesso, e poi ogni gruppo dice semplicemente quali sono i 5 argomenti. Adesso io farei partire le stanze
È tutto chiaro sull'esercitazione? Sì. Domande? Ok, alcune persone stanno dicendo che o non possono parlare o si staccano. comunque, se vi trovate nei gruppi con qualcuno che magari è in biblioteca, così potete anche comunicare tramite la chat e direi che possiamo procedere. Ci vediamo qua. L'orario esatto vale, te lo ricordi tu per il termine? Sì, possiamo trovarci tra una mezz'ora, alle 6 meno, alle 16 meno 10, alle 4 meno 10. Ok, includendo anche una pausa, insomma, siete liberi di prendervi Sì, un caffè. Ok, va bene, apro le a stanze. dopo. Sì. Ok. Bentornati intanto. Quindi adesso lascio un attimo a Mafe la parola per fare il punto. Spero vi siate divertiti intanto e ci ritroviamo poi con Mafe al termine dell'intervento di Anne Cristiano per la restituzione dell'esercitazione. Nel frattempo Anne si è unita a noi. E adesso procediamo con il suo intervento. E, Mafe, se vuoi dirci qualcosa prima di proseguire. Sì, no, giusto una battuta così magari vi potete organizzare prima, che appunto faremo poi una restituzione, quindi una persona per gruppo semplicemente dirà quali sono i cinque argomenti che ha scelto con 2 o 3 minuti per gruppo. Quindi la sintesi anche in questo caso è benvenuta, solo questo. Ok, allora procediamo a introdurre Anne Cristiano. Passerò alla modalità inglese, vi appariranno sotto una traduzione automatica, anzi non è una traduzione, sono solo closed caption, quindi vedrete sotto la trascrizione di quello che diremo io e Anne. Spero che sia accurata, credo che Zoom abbia un buon sistema per questo. Adesso l'attivo, you should hear me. Okay, so I'm going to introduce you to Anne Cristiano. Thank you, Anne, for being here. We are very delighted to have you. Very, very excited when you accepted our invitation. So to introduce you to Anne, she's the founder and director of the Center for Public Interest and Communications. That is a topic and an emerging field that she's been studying in the last few years. At the center, she is designing and studying and testing the application of the science of strategic communication for social change. She is also a professor at the University of Florida, where she's been nominated Teacher of the Year in 2014. Please, Anne, correct me if I'm wrong. So at the center, she works with big partners. She has been working with the United Nations and the Gates Foundation, if any of you knows it, Bill Gates Foundation, and many, many nonprofit organizations based in Florida and the whole US. The center is also known for FRANC, that is an annual conference dedicated to public interest communication. You can also find some videos on YouTube if you're interested to revise that format. It's pretty cool. So right now we're gonna hear from Anne about how to build effective and compelling narratives to increase your audience engagement. We'll be talking with her for the next 45 minutes. If you have any question, please go in the chat. You can go both in Italian and English. We can translate. If you have any trouble, let us know. So I'll give you the floor to Anne, that I thank you again. If you need to share any slides, just let me know so I can. Yes. Okay, I'll put you as a co-host so you can do that. Okay, thank you. Well, good day, everybody. I am sorry that despite the fact that I have an Italian last name, I don't actually speak any Italian whatsoever. I came to my last name by marriage. So I no longer. I don't have the privilege of being able to address you in Italian, but we'll defer to the live transcript for help on that. I'm so excited to share with you what we've learned around the science of storytelling. I've
been fascinated by this topic for a very long time. Before I was at the University of Florida, I was at the Robert Wood Johnson Foundation in Princeton, New Jersey, where it was my job to spend a great deal of time on Capitol Hill, helping the foundation's grantees connect with their elected officials and to look for ways that those elected officials could be of support and help to those grantees, largely in ways that were non-legislative. So how could they use their power and influence to connect those grantees to new resources? So I did that work for about 10 years and absolutely loved it. But when I had the opportunity to go into this position, I could not pass it up. So for those of you who are not familiar with public interest communications, and it would be completely understandable if you weren't, because it's a pretty new concept, well, public interest communications has been practiced for decades, for centuries. It's only recently become recognized as an academic discipline. So this is using social, behavioral, and cognitive science to drive lasting change on a topic that transcends its importance to any single individual or organization and advances our greater good. So we are very fascinated in the center by the importance of social, behavioral, and cognitive science. And we have been working on assembling insights from that for about 5 years now to really understand what makes one story more compelling, inspiring, and actionable than another. And my interest in this was very much driven by my work with policymakers and seeing just how powerful it was when the people that who were receiving the foundation's funding sat down with policymakers and talked about the influence that our support was having in their communities and how it was making a profound difference in people's lives. And I found that that captured policymakers' attention in a way that few other things did. So today we're going to talk about the science of storytelling and really thinking about it from an organizational perspective. So how do you think about this from the perspective of an organization or a movement rather than as a form of self-expression? And so we're going to get super pragmatic and think about how that happens. So I want to start by acknowledging that storytelling is the very most powerful tool that we have. Story establishes identity. Story establishes worldview. When we experience a really powerful story, it can feel as though the story has happened to us personally, that it becomes our own personal experience. So if you are trying to help somebody who does not have lived experience of a particular topic, imagine how that would feel. There is no better tool than stories. We also find that stories can help us anchor data. Policymakers and other decision makers and leaders often will say that they make decisions based on data, but the research suggests that people use data to affirm what they already believe. So I'm going to go through very quickly seven principles that science tells us about stories today. And then we're going to talk about some of the types of organization, stories an organization or movement might share. And I just want to pause for a moment before I start to say, how am I doing in terms of speed and volume? Good. I can hear you perfectly. And the closed caption works just fine to me. So it's you think you can go with this. Okay. Great. I would hate to know that that wasn't happening. Okay. So the first thing that we want to talk about is structure. And in the US, as I imagine in other parts of the world, students learn this in primary school. My 10-year-old can walk you through this very perfectly and critique any film she sees against it. So the reason that it's important, though, to revisit this structure that you may have learned so long ago is that we have to have each of these elements to get the cognitive benefits of story that I described.
if we do not have an exposition that anchors us in a place and time that allows us to find and identify with the characters and care about the characters, and then find that character at the climax of the story in a place of uncertainty, where we're not sure that things are going to work out in their favor, but we desperately hope that they do. There's a moment of profound uncertainty, of vulnerability. And when we're telling stories about organizations, sometimes it feels really hard to include that moment of uncertainty, that moment of vulnerability, that moment when you weren't sure of the path forward. It can feel scary. It can feel embarrassing. However, if we skip out, if we leave out the most important part of the story, we lose the cognitive benefits. So it's really important to find that. And a lot of times what's happening at that climax of the story are the kinds of things that we're afraid people are going to find out. And that's kind of what makes them especially enticing, is that ability to peek behind and see things that we don't ordinarily see. So stories have to have this arc, this beginning, middle, and end. It is also true that Christopher Booker wrote an astonishingly long book about the seven basic plots, basically saying that in all of literature, we continue to see these seven basic plots. And there have been multiple variations of this in the literature, identifying slightly different versions of this. We like Christopher Booker's version a lot because it seems most accessible. So the reason that it's important to understand this, these seven basic plots is twofold. The first reason it's important to understand is that this is a way to introduce something that may feel unfamiliar in a way that will make sense. Because these seven basic plots are so familiar to all of us who have experienced story, we know who to cheer for. We know who the bad guy is. We have a sense of just enough familiarity to be comfortable in the story and wait for the surprises. The other reason that it's really, really important to understand these seven basic plots is that certain sectors tend to adhere to a particular plot structure and overuse it. So for example, we see a lot of use of overcoming the monster in political discourse. We see it a lot in the United States around, particularly from certain former political leaders around immigration, because an overcoming the monster story is a story in which a group of people band together to fight an external threat. We also see this overcoming the monster plot used a lot in talking about overcoming COVID or climate change. So it gets used a lot in those contexts. The rags to riches story, in which a single person wishes for something, gets it, loses it, gains an important insight, and wins it all in the end. We see that a lot. We see that structure a lot around the issue of refugees, particularly organizations telling success stories about refugees. Quest stories, we see academic institutions use them, scientists use them a lot in terms of scientific breakthrough. A quest story is when somebody is searching for a particular insight, a particular object, the Holy Grail. In certain movies, like the movie Booksmart, which I loved, the two central characters are questing for a party. If you watched the series I May Destroy You, which is a phenomenal series on storytelling, just absolutely beautifully written, incredibly well acted, this is a really innovative use of a quest narrative. Voyage and Return is a story in which somebody visits a land that is unfamiliar to them and returns transformed. So we see that one used all the time in academia, talking about students. We see it used a lot in study abroad and Fulbrights and things like that. So comedy is a plot structure that's often funny, but not always funny, in which a series of ridiculous results
events results in a happy ending, and tragedy, where an otherwise good and likable character has a fatal flaw which leads to their demise or the demise of others. So if you've been following the story of Theranos here in the United States, the young entrepreneur Elizabeth, I'm forgetting her last name, she's on trial right now because she convinced people to invest billions in a failed idea that people could test for various diseases with a pinprick of blood in a machine that would be available at every Walgreens. The idea was a complete fallacy, and Elizabeth Holmes is her name. And she is now standing trial because many people actually died as a result of this, and billions were lost in investment. And then we have stories of rebirth, in which through insight, through courage, an individual is reborn as a new person or has the opportunity to do that for other people. So we see that in How the Grinch Stole Christmas. We see it in the Harriet Tubman story. So these are important because one of the ways that you can make your stories more interesting is if your sector or your social issue is relying really heavily on one of these plot structures, the first thing you can do to make your stories more interesting is to change the perspective or change the beginning or choose details that allow you to adhere to a plot structure that's not usually used in your sector or in the nature of your advocacy. So the second thing that we want to talk about is use emotion with intention. And you know, we work in a college of journalism, and people will often say, we want to pull at the heartstrings. We want to make an emotional case. And a lot of times when we say we want to make an emotional case, we're talking about making somebody feel sad, that pathos. But the interesting thing about emotion is that it's so much more than empathy. That we have 27 unique emotions as human beings, and yet as communicators and advocates, we tend to over-rely on unpleasant emotions like fear and sadness and anger. But if you can use humor, you make things more approachable. You create community among people who are laughing. You also have the opportunity to make something that might be big and scary seem smaller. Pride is associated more with action than guilt is. So if when we experience pride, we're far more likely to stay connected to a cause, to keep working for that cause, than if we are feeling guilty. So again, a lot of times we try to activate people's sense of guilt. We've seen that with vaccine confidence, that people are often made to feel guilty because they may not be vaccinated yet. Totally ineffective, and it's not associated with action. People just tune it out. That feeling of awe or wonder, that feeling of seeing something miraculous, it opens us up to new perspectives. And because when we experience awe, time sort of stops for us. It can make us more generous with our time or our money. Hope gives us a path forward. There's a reason that it was the last emotion to escape from Pandora's box. It is the thing that triumphs over all of these negative emotions of fear, sadness, frustration. And hope is absolutely associated with agency and action. And then one that sort of creeps in a surprising way is parental love. And the evolutionary psychologists see this as the most important and activating emotion of all. Our desire to protect those are young and vulnerable. And what's interesting is that some of the research suggests that we respond to a stimulus of parental love, regardless of whether we are parents or not. And it doesn't even necessarily mean that we have to be looking at a small creature of the same species, that we respond to pictures of baby kittens and baby dogs and other small animals in the same way.
The third piece is that your stories actually have to be good. They can't suck. I hope that word translated appropriately. Yes, it did. Okay. So a lot of times when we are representing a particular organization or movement, or we've created a video of a story and a logo pops up, your viewer, your listener automatically knows the kinds of stories you're going to tell. You're going to be telling a story of success and triumph about your organization. And now they're checked out because they're like, we know where this is going. They've lost the true power of story, which is that little bit of uncertainty, that burning desire to know what happens next. So it's really important that we surprise our audiences. I love this example that comes from a TED Talk by Benjamin Zander. He talks about music, and he's talking about music in the context of narrative. And in so doing, I think he teaches us a great deal about what makes a great story. So I'm going to play this video and just give me a thumbs up if it's working correctly. And it's just about 2 minutes long. That's good. Oh, we cannot hear it, actually. So let's see what's really going on here. We have a bee. This is a bee. The next note is a C. And the job of the C is to make the bee sad. And it does, doesn't it? Composers know that. If they want sad music, they just play those two notes. But basically, it's just a B with four sads. Now it goes down to A, and now to G, and then to F. So we have B, A, G, F. And if we have B, A, G, F, what do we expect next? Oh, that might have been a fluke. Let's try it again. Oh, the TED choir. And you notice nobody is tone deaf. Is that right? Nobody's, you know, every village in Bangladesh and every hamlet in China, everybody knows. Da, 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 da. Everybody knows. Who's expecting that E? Now, Chopin didn't want to reach the E there because what will have happened? It'll be over, like Hamlet. You remember Hamlet, Act 1, Scene 3, he finds out that his uncle killed his father. You remember he keeps on going up to his uncle and almost killing him. And then he backs away and then he goes up to him again and almost kills him. And the critics, all of whom sitting in the back row there, they have to have an opinion. So they say, Hamlet is a procrastinator. Or they say, Hamlet has an Oedipus complex. No, otherwise the play would be over, stupid. That's why Shakespeare puts all that stuff in Hamlet, you know, Ophelia going mad and the play within the play and Yorick's skull and the gravediggers. That's in order to delay until Act 5, he can kill him. It's the same with the Chopin. He's just about to reach the B, and he says, oops, better go back up and do it again. So he does it again. Now he gets excited. That's excitement. You don't have to worry about it. Now he gets to F sharp, and finally he goes down to E. But it's the wrong chord, because the chord he's looking for is this one. Right. And instead he does. Now we call that a deceptive cadence. Because it deceives us. I always tell my students, if you have a deceptive cadence, be sure to raise your eyebrows, then everybody will know. So we want to encourage you to find the deceptive cadences in your own story, as so beautifully illustrated by Benjamin Zander. So I want you, at the end of today, it's been a long day, you've learned a lot, you're going to be tired. So when you close your laptop for the day and perhaps pour yourself a cup of tea or your other favorite beverage, and you put on your favorite song or your favorite piece of music, I want you to listen for the deceptive cadence in that music, because it will be there and it is your favorite part of that piece of music. Or as you finally return to that show that you've been binging on Netflix or whatever platform, I want you to look for the deceptive cadence in the story, because it is the part that you are enjoying the most. It is the part where you are so sure of what is going to happen, and then you are surprised and delighted. And if it is something that you saw coming,
it's less satisfying. It's not as enjoyable. So in our storytelling, we have to look for these as well, because those stories that are surprising and delightful are more likely to be shared and repeated, and they're also more likely to be engaged in. So again, it may feel like, well, I don't know where the moment of surprise is in my story. You can create it. You can create it by deciding when you reveal a particular detail. You can create it by deciding whose story or whose perspective you tell a story from. So as storytellers, your stories must be true, but that doesn't mean you have to cede complete control of how that story is told. So next we want to talk about verisimilitude. So verisimilitude is the importance of being true or real. So yes, your stories have to be true, but they also have to feel true. They have to feel real. They have to have those details that make them believable and credible. It's important to remember in this context that the people who are most affected by a problem are by far the most effective spokespeople. And they bring that verisimilitude for sure. However, in that context, we also have to recognize that we don't want anybody to be defined by a single story, nor would we want anybody to lose control of how their story is told and for what purpose. So it's really important that when you are enlisting people who have lived experience of the challenge you are trying to overcome, that they are part of the strategy, that they are part of the decisions of how and where and why their story is shared, and that their voice is telling that story as they would wish it to be told. The next thing we want to talk about is dominant and counter narratives. In every issue, in every sector, there are harmful, pervasive narratives that make our work harder and steal agency from the people that we are trying to help. So in our work with refugees, one of the things that we discovered is a harmful, pervasive narrative around the fact that refugees should be feared because they're trying to steal your jobs, or they're going to commit violence or commit crimes in your community. And so then the humanitarian sector worked very hard to replace that narrative with a narrative of these are people who are running for their lives, and they just need our care and support. However, that narrative was also harmful because it's left out everything that refugees and immigrants bring to their communities with them, the ways in which they transform their communities positively. So it's really important to kind of, as you tell stories, be mindful of what the existing pervasive harmful narratives are and make sure that you are not further contributing to it, that you are offering deeply contextual stories that offer a version in which there's value and agency. And again, this is another space where we invoke Chimamanda Ngozi Adichie and say, there is no single story. We cannot allow a group of people who are affected by a problem to be defined by a single story. I love the moment in her TED talk where she is approached by a fan who says, it's such a shame that all Nigerian men are participate in domestic violence, because one of her characters in her book does that, in one of her books does that. And she said, you know, I feel the same way about Americans. I'm so sorry. I read this book, American Psycho, and I'm so sorry that all American men are serial killers. And so it's really important that we think about a narrative that is defined by lots and lots and lots of complex contextual stories that demonstrate that agency. So I'm curious if you can share in the chat, and I can't see the chat, so I'll have to ask for some help. What are some of the single stories that you hear in your work? What are some of those harmful, pervasive narratives that you find your work up against? Ok, se tutti hanno capito, chiede Anne, sta chiedendo un po' quali sono le contronarrative un po' negative
che ci sono sul tema su cui lavorate, quindi vabbè, è facile, lei ha fatto un esempio sulla migrazione in Italia, sappiamo tutti appunto chi portava avanti una narrazione molto negativa fino a prima della pandemia. Se voi lavorate in alcuni contesti, ah, ok, abbiamo la prima risposta, so Anne, the first answer is by Mafe, that she works in content strategy, she's a content specialist, and she said social media are evil. This is an harmful narratives. Se qualcun altro vuole proporre. So there's Leila mentioning that there are some minor list on the left wing that only say no. So there's this perspective of them always saying no. If you don't earn much, it's because you are lazy. Mm-hmm. Invisible illness don't actually exist. So I guess we're talking about mental health. This was Giovanna or Maddalena. Yeah, these are all really important to be mindful of. And as you think about your stories, being very intentional about how you can overcome that harmful, pervasive perspective or narrative. And we do that through counter narratives, right? And a counter narrative is telling an aspect of the story that's going to connect with your audience in new ways or connect with the people that you're hoping to act in new ways. So we are so inspired by the work in Ireland of people who are working so hard for marriage equality. And in the United States, the issue of marriage equality was often presented as a romantic ideal, this sort of idea that everybody should have the opportunity to be with the person that they love. And that works very well in the United States. However, in Ireland, to pass the proposal for marriage, they actually had to enlist one last sector of society that was not supportive, and that was conservative older men. So how did they reach them? They reached them by talking about marriage in the context of the love we have for our friends and family members. And our children, they invoked parental love, saying each one of your children should have the same rights and privileges as the other. And that really resonated, that idea of parental love combined with equality. And it was a counter narrative to what they had typically heard that they could tap into, that they could support. And of course, famously, the proposal passed. So the next thing we're going to talk about is narrative transportation, that amazing feeling that you have when you become so immersed in a story that you feel as though you've traveled to another world and you yourself are changed. I am experiencing that right now with Only Murders in the Building. It's a great series on Hulu. I absolutely love it. It's funny and it's fantastic. So what creates that sense, whether we're reading it, whether we're watching it, whether we're listening to our friend tell us about their day. First, we have to enter the emotional world of the character. We have to have the opportunity to feel what they feel, to be in their mind, to know those sort of very personal perspectives that we might not ordinarily share. We also have to identify with the characters. And the characters don't have to look like us for us to identify with them, but there has to be some shared element of humanity. And often you can achieve that through very specific but mundane details, like somebody is a nail biter or talking about something happening on their commute, like these sort of very universal things that people experience and observe around the world, regardless of how we look or what language we speak or how we're dressed. And then the last aspect of narrative transportation is vivid imagery, that really powerful visual language that drops us into a space, that drops us into a place. And it doesn't take much. It could be a sentence or two sentences. It could be a handful of details. We don't need to know everything. We need to know just enough to construct our own visual reality of that. And that's part of the reason that people who are readers will always say that the book was better than the movie, because
The author has provided just enough visual detail for us to construct our own perspective of what something looks like, and a filmmaker will rarely match what we've imagined in our own minds. So the last thing is to create room for your audience, which is sort of counterintuitive, like that really the most important part of the story is sometimes what we choose to leave out, that absence of information that can draw us in. I love this example that my colleague Annie Neiman discovered. This is a short video. It's about a policy in the United States. The video is called Technically Illegal. I don't know if I'm guessing that the headings didn't translate. So do you want to take a moment to explain a little bit? Or do you think it came through? I don't know if everybody understood, so I'm going to try to say it in Italian. Someone say it's okay, ma per tutti quelli che magari non hanno capito, si parla di le persone che sono fuori per buona condotta, ma devono, come dire, firmare una volta usciti di prigione, hanno un periodo in cui devono firmare per e rimanere sempre nella stessa area dove la polizia può passare a casa per controllare. E fondamentalmente ogni cosa che fanno nel video sembra illegale, quindi non possono stare in presenza di alcol, non possono travalicare alcuni confini, non possono vedere certe persone, quindi non possono vedere magari dei familiari. E qui giustamente il video dice tutto quello che vedrete qui è illegale, perché si parla di queste persone, no? Spero che sia passato. So we love this example because as we watch the film, as we watch this video, we see people engaging in behaviors that, like, this looks like everyday life. Why should this be illegal? And we're continuing to watch things like as though we are waiting for something to happen that isn't happening. So the reason that this is powerful is it's leaving space for us to try to understand and figure out what's going on. It's not giving us everything until the end. So Andrew Stanton at Pixar says, we need to give our audiences 2 + 2, not 4. We need to give them the space to try to figure things out a little bit for themselves. How are we on time? We're good? Okay. We are good. Okay, great. So I want to talk a little bit, well, let's pause here. I have any questions or observations about what I've already shared? There are no questions in the chat. Some other people came a bit late, making example of harmful narratives. Like, for example, Alice mentioned it. I work in the field of communication. The harmful narratives is communicators fool the customers. Mm-hmm. Marta instead mentioned it. Environment can be, used and excessively till it's exhausted. There's no limit. Some other
Okay, so yeah, more or less, that's all we have. No question up to now. Okay. Yeah, in communications, I think there are a bunch of harmful narratives. One is that anybody can do it. It doesn't require any particular expertise. And I think it can be frustrating too. I experience that when working with scientists, that they feel very uncomfortable being strategic in their communication because they feel that I'm asking them to manipulate people. And I'm like, no, it's actually quite the opposite. I'm asking you to help people not be manipulated. So every organization, every movement should be able to tell six basic stories about their work. They should be able to tell the story of how they started. And this is an important story because it allows you to connect with the moral values of the people you may be sharing with, because it tells what the problem was that you set out to solve from the beginning. We also want to tell stories of our people, people within our organizations. We've often encountered in nonprofits that organizations can't or shouldn't tell the stories who are benefiting of people who are benefiting from their work. And so telling stories of the people who work in the organization or part of the movement can also be inspiring and help people understand its importance. Why we do what we do. This is the story of what motivates you every day, that gets you out of bed every day, that makes you feel like this is important. It's maybe the origin story, but it's often not. What we learned in failure. It's so important to tell those stories because failure is so essential to innovation and being able to do things in new ways. And when we fail to tell failure stories, we lose the opportunity to normalize that as a part of change. How we succeeded. The how we succeeded stories have to be inclusive. They have to include some of the non-sexy details that are not the hard work, the toil, the long nights, the boring parts. And it's important to include that because otherwise people might assume that change happens magically. In the United States, we see a lot of that around social movements that the reason that the Montgomery bus boycott was successful is because Rosa Parks was arrested and the people of Montgomery rushed into the streets in her defense. But what was really happening is a carefully organized campaign that was in the works for 5 years before the right moment came, and careful work and organizing by lots and hundreds of people to be ready for that moment. And so when we leave those parts of the story out, we leave out the expectations that we have for ourselves and the people around us, and the fact that change is the culmination of many small actions, not the arrival of a single hero. And then we have to tell stories of how the world will be better or different after we succeed. So how will things look different? How will they feel different? So the how we started story, I'm a big fan of a woman named Jill Violet. She started a program called Playworks, which is global now, that's bringing recess back to playgrounds. It's been taken out in so many places because of concerns about safety or having more time to prepare academically. And she speaks eloquently about the importance of that. I'm gonna share her how we started story in a few minutes. Our people stories, I mentioned some of the uses. Here in the United States, we're effectively using our people stories to increase vaccination rates among healthcare workers by telling the stories of vaccination workers who were initially anti-vax and who have made the decision to get vaccinated. We have to set the pace, especially in the healthcare. We are exposing ourselves every day to this virus. I just feel so confident about getting the vaccine. I don't want to expose anybody to what I work with every day. You know, it'll make me more comfortable just being around my grandkids. So hearing from people like her is going to be much more convincing to somebody who's working in healthcare than somebody from the CDC or the World Health Organization.
because she's like them, she feels like them, she's one of their people. So the Why We Do What We Do story, for me, it's a story of a researcher named Lisa Scott, who studies early child brain development. So here she's measuring the brain activity of a small child as she's hearing a story. And she studies what makes one story more likely to develop, contribute to brain development of very young children. And one of the things that her research shows is that when you read small children's stories in which the characters have names, their brains develop much more quickly and robustly. She was afraid to share her work with the public because she had done so previously and had gotten criticized and misquoted. So we urged her to write a story for an organization called The Conversation, in which she could capture her work in her own voice. And it was picked up by Parents Magazine and has now been read by millions of parents around the world. Had she not shared that, that critical insight would have been buried in the academic journals and parents may never have learned it. So I'm inspired by the fact that this critical insight is now available to the world, and by continuing to help scientists like Lisa Scott share their work with the people who can benefit most from it. What we learned in defeat, I already mentioned the importance of telling these stories. When I was working with the Robert Wood Johnson Foundation, they funded a $29 million program to change end-of-life care by educating nurses and doctors and families and patients so that everybody knew what the patient wanted at the end of life. And it turned out that the study failed completely. Nothing changed. And the foundation in that failure could have said, this problem is too hard to solve. But instead, what they did was they said, okay, we know we didn't try hard enough. Now we need to find new systems and new solutions. And what they ended up doing was working in the space of medical licensing and also medical education. And then today, as a result, end-of-life care is profoundly different. How we succeeded, again, those stories have to be inclusive. We love the film Hidden Figures, which does a fantastic job of including the stories of three women, three scientists and mathematicians whose work has been left out of the public narrative about the American success in getting to space. And then how the world will be better after we succeed. So one of the projects that I mentioned that we worked on was with the Bill and Melinda Gates Foundation. We shared this research with them and with their creative agency, and they were working on a project to increase public support for global health in the UK. So after we turned our research over to them, this is what their creative agency produced as a result. If the R number continues to grow at this rate, we could see... ago, described further lockdown. Global hospitals are facing increasing pressures to keep up. Tonight, our top story, a potential UK breakthrough in the search for a global vaccine. Participants exhibited... significant neutralization of the virus. Super game changer. There really isn't any other way to describe it. That it's over, we are seeing funds redirected to fight other diseases. As cycle lanes increase in popularity, our air quality is continuing to improve. Studies have shown that these new chemically treated bed nets are saving lives across the world. Treatment that allows a baby to see for the first time. Recovery rates skyrocket, revolutionizing the health industry. Still got it. What of 10 years it's been? People across the UK are working to make this future of health a reality for everyone. This is dedicated to one I love. So we were so excited how this used emotions like awe and hope and parental love, and also how it use the elements of narrative transportation in creating that sort of universality, even among people who may look different from the typical Brit. And I think that this is really an exciting sort of application of these ideas. So I told you I was going to show a video of Jill Violet telling her origin story. So as she tells this story, I want you to drop into the chat how she's applying what I've shared with you to telling this brief story of how her work started.
And just to remind you, these are the seven principles that we covered. So she's telling her origin story. Tell me how she's using structure, emotion, surprise, narrative transportation, empty space, overcoming pervasive harmful narratives, and authenticity. So 15 years ago, I was running a children's art museum in Oakland, California. And we had artist residencies, and I was out at one of the schools where we had a residency. It's right after lunchtime, and I'm sitting in the office, and I'm waiting for the principal to come out. She's running late, and so I'm waiting. She finally emerges from her office, and she has that cranky look that only an elementary school principal can have. You know, she has the neck vein thing going. And there are these three little boys who are trailing behind her who looked so miserable. And so she dismisses them to the secretary and she ushers me into the office. And she starts going off on the litany of reasons that recess was hell at her school. She's talking about how these three boys get in trouble every day and they're not bad kids, but they're starting to see themselves as bad kids. She's describing how her teachers find every reason under the sun to be anywhere other than the schoolyard at recess. And she's talking about how she's genuinely concerned that the conflicts that happen out at recess are spilling into the classroom. So she's going on and on and on, and she finally comes up for a breath, and she looks at me and she says, "Can't you do something?" And I'm a little taken aback. I mean, I'm there to talk about this artist residency. But in this moment, I have a flash that when I was growing up in Washington, D.C., I would go to the Macomb Street playground every day after school. And there was this guy, Clarence, who worked for the city. And he didn't make a big political deal out of it, but Clarence made sure I got to play. If I was the only girl who wanted to play basketball or football, whatever it is, Clarence got me in the game. So in that moment, when Ms. Payton, the principal, said, "Can't you do anything?" I thought, oh, you know what? I could make it so that every kid has a... Oh, sorry. I don't know what happened there. So she says, "I can make it so that every kid can have a clearance." And so she's telling this story in the context of her own personal experience. So I am going to stop sharing, and I apologize. I think I'm gonna. So 15 years. Okay. Oh, start it back. Okay. Are we good? Good. Okay. So, how did she use what we talked about in her sharing the story of how she started her organization? So, I'm gonna refresh the question. To participants. Quindi Anne sta chiedendo come la persona che abbiamo visto nel video sta utilizzando i sette principi per raccontare come ha iniziato a fare quello che fa. Maybe Anne, we can share the seven principles slide so participants can see it and yeah? Of course, yeah. Sorry. Hold on. I closed the slides. Okay, that's fine. In the meantime, you can maybe tell again the story of the one, what she's saying. You can summarize it. I can also repeat it. Yeah, for sure. She says that she is sitting in a principal's office waiting to meet with her to talk about an arts program that she wants to start. And as she's waiting, the door opens and these three young boys come out and they have obviously just been punished. And the principal comes to her and she says, "You know, I really wish these are good kids, but they're getting punished all the time. So they're starting to think they're bad kids. And we have this huge problem with recess and none of the teachers want to work at recess. And it's just a disaster. It's where all the fights start. It's where all of the exclusion is happening." And the principal looks at her and is like, "Can't you fix it?" And Jill's like, "But I'm here to talk about an arts program."
But then she remembers that as a child, she had the opportunity to go to the playground, and there was a guy at the playground who always made sure that every kid got to play. And he taught them conflict resolution and made sure that there was space for everybody in the game. And she said, I could make it so that every kid has that. And that's how she decided to start Playworks, which is now in 600 schools around the world. And so I'm going to go back to our principals. In the meantime, Davide, it's sharing with us. So sitting with principal was explosion. Bad kids was raising action. Climax, can you fix it? This. Pastori, failing to action. Failing action, yeah, that's right. And then final action was resolution. Perfect, perfect. Davide was perfectly on point. Yeah, that was great. That's the best I've ever seen anybody do that. Nice. Which emotions did we experience? Was there some humor as we heard the principal come out with her neck throbbing and looking like the principal's look, right? Was there some hope as we heard her personal story and how she wanted to offer that to every kid? Was there a sense of awe as we heard that this program is in 600 schools around the country? So, and also, of course, anytime we're talking about children, we're invoking that parental love, especially when she's saying they're not bad kids, but they're starting to see themselves as bad kids. Like, no parent wants a child to feel that way. No person wants a child to feel that way. What's the deceptive cadence? What's the moment of surprise? Let's see if someone wants to share it in the chat, or you can also open up your microphone. Potete anche aprire il microfono e dirlo se volete. When the door is opened, Laura is trying. Someone else said, when she was asked to do something else, that what she was supposed to do then. Exactly. Like, wait a minute, I'm here for this, and you're telling me to do something that I have literally no idea how to do. And we've all been in those moments where we've been something has been asked of us, and we're not sure that we know how to do it, and we do it anyway. And those are really powerful moments of transformation in our lives. So that is simultaneously a deceptive cadence, but also I think a moment of real authenticity and a place where we see ourselves in that character, because it's easy to think about a time that you were asked to do something that you didn't know how to do and what your choice was in that moment. What about empty space? In the meantime, Davide also added about the emotion, and he mentioned it, astonishment. Yes. Yes, absolutely. So I would offer for empty space that she doesn't give us a ton of detail about this school. She gives us just enough that allows us to put ourselves there. But I imagine that the school that comes to my mind and the pictures that are in my mind are different than the pictures in ours, in yours. So she gives us enough detail that we can go to the familiar, the place that is familiar to us in thinking about school. So for me, I was imagining remembering the principal's office in my second grade school and exactly what the door looked like and the chairs looked like. And as I imagine those three boys, they were dressed as three little boys would have been in the time that I was in second grade, which is really different from how they dress now. So there's just enough detail that our brains have the space to make the rest of it feel familiar to us. Pretty powerful. Where does she go into dominant and counter narratives? Where does she take on a harmful, pervasive narrative?
Davide says the bad guys in a past maybe. Meaning like the kids are saying, the kids are starting to see themselves as bad kids, but they're not actually bad kids. Like we think of the kid who's always in the principal's office as a bad kid, but they're not. So we have to kind of really look at a counter narrative in which a school where every kid has the opportunity to play and learn the skills of conflict resolution can actually be a place where everybody has the opportunity to be a good kid. So that becomes a really constructive counter narrative. Yeah, also Maddalena mentioned it. So the children who are troublesome at school should be punished. Yeah, definitely. Exactly. Thank you. Perfect. And then what makes this story feel real? What convinces us that we have no doubt that what Jill is telling us is true? How about some of those details, like the principal with the veins popping out of her neck, or when Jill describes the moment that the principal asks her to solve the problem? Somebody who was, you know, trying to impress us could have been like, and of course I was like, I would love to, what an honor, but she doesn't. She's like, I was taken aback. I was like, what? That's not what I'm here for, right? And so that makes us feel, that makes the story feel even more true. Mm-hmm. Yeah, Maddalena mentioned she recounts it as a personal experience. Yes, yes, yes. And as she does so, we begin to identify with her. Her story becomes our story. Her triumph becomes our triumph. And that is what is so incredible about a well-told story that activates these seven principles. So I want to point you toward just a few more resources that can help you think more about all of this and learn more about all of this. I'll share a PDF of the slides as well. And I urge you to practice these ideas. I urge you to work with them and try them as you are telling stories to your friends and family, as you begin to incorporate storytelling into your work. You don't have to do them all at once. It might be hard to do them all at once, but choose one or two along the way. And do take that moment today when you close your laptop to find those deceptive cadences and really be mindful of how much you enjoy them. So I'm happy to take some time with questions and discussion or, sorry, I need to get out of this screen. Mm-hmm. So thank you, first of all. Oh, sure. Awesome, very interesting. Let's see if someone in the chat have a question. Se avete delle domande, fatele pure. Se volete anche aprire il microfono e farle direttamente ad Anne, fatelo pure, altrimenti scrivetelo in chat e gliele riportiamo. In the meantime, while we wait for participants, if they have questions, to write them in the chat, I'm going to ask you something, if I can take advantage of your presence here. When you arrived today, the participants were doing an exercise in rooms, splitted, where they were trying to find five stories that would convince those people that are not anti-vaxxers but are scared of the vaccine to go and get the flu, the vaccine shot. Can you mention any you know, mistake, any narratives that went the wrong way on this topic? So maybe also participants. Oh, heck yeah. There are many, so. Yeah, and we've been doing a great deal of research in this space. In fact, right now we're finishing up a guide to help everyday people talk to the people that they love about getting vaccinated. We sort of recognize that we're at a point in this pandemic where people can no longer, we've sort of exhausted the extent to which experts appealing to individuals to get vaccinated is going to work. So now we have to activate new messengers. So
in thinking about this, it's not simply finding the right story or the right message, but figuring out whether you're the right person to share it, and whether you are a trusted messenger to the person that you're hoping to persuade. So is this somebody that you've shared secrets with? Is this somebody that that either of you has asked for advice from the other? And if that's not the case, if this is, you know, your crotchety neighbor down the street, you're probably, anything that you do to try to convince them might only make things worse. So the first thing is to know whether you're the right person to do it. But the second thing, we take this approach of listen, affirm, share, ask, offer. So first, listen to what somebody's concerns are. Are they afraid they're going to miss work? Are they afraid that there are going to be long-term side effects? Are they afraid that getting the vaccine is going to keep them from achieving a personal life goal? So if, for example, I were talking to somebody who says, you know, I'm trying to get pregnant right now, and I've heard a lot of really scary things about how the vaccine might affect fertility. And so I listen to that. And then I, instead of saying, oh my gosh, you're such an idiot, haven't you paid attention to the research? Which I tried that with my ex-husband. I called him an effing idiot when he said he wasn't going to get vaccinated. And I'm here to tell you that that does not work. Thoroughly tested, didn't work. But so if you were to say, affirm, and say, gosh, I know you've always dreamt of being a mom, and I can understand why hearing that would be really, really scary. And I hear you, like I understand. And then you might offer, you could say, you know, I was worried about this too. And I talked to my doctor about it. I talked to my obstetrician about it. And she shared with me some of the science behind the vaccine and why actually it's even more important for people who are pregnant or trying to get pregnant to get vaccinated. And in fact, the protection that you get will be passed along to your infant, and it would be the only way that your infant could be protected. And so, so that would be what I share. I share my own experience. I share what an expert told me. And then I ask, have you had an opportunity to raise your concerns and talk them over with your obstetrician? Or where, or you might ask, what are some of the places that you're going to learn about this? And then offer, you know, my obstetrician has been talking about this a lot. Do you want me to give you her number? I can help you get an appointment with her. So really, you know, showing respect, compassion, recognizing that everybody is making choices with the information that they trust that is available to them. So yes, there are people who are purposefully sharing misinformation. I'm not talking about those individuals. I'm talking about the people who are affected by it. So being that compassionate friend and influencer who is making somebody feel genuinely seen, genuinely respected, and sharing an experience that is comforting and familiar to them, and offering sincere, real help to them. These are the things that we're seeing are working. So your personal story, where it is relevant to their personal story, can be quite powerful. That was a long answer. But that was a really good one. So thank you. In the meantime, I remember that half through your presentation, Maddalena asked if you can sum up again, what was the point of the research of that researcher that was experimenting with kids? Yeah, so her work, she was, that baby was wearing a device that measures her brain activity. And so Dr. Scott was studying what kinds of stories are most important to read to young children who to ensure the greatest possible brain development. And so she learned that it's really important to tell young children stories in which the characters have names. So she had this super important insight that was important to parents
But she was hesitant to share this with the public because previously she had been misquoted by the media and she was really afraid of that happening again. And so we had to work with her to increase her confidence in sharing her research. And as a result, millions of parents around the world have this information where otherwise it would have been buried in an academic journal. And thinking about Lisa and her confidence as a communicator now is what keeps inspiring us to do our work. So that's my why I do what I do story. I've got 100 though. Okay then. I think there are no other questions. Madalena, say thank you for repeating again that part. I am very grateful. Thank you. This was very interesting. And we will share your presentation, if you're fine with it, with participants so they can catch up if they miss something or rehearse what you presented today. I thank you again from everybody here. We're now going to proceed with the, you know, feedbacks on the exercise. It's going to be in Italian, so I would invite you to stay, but it might be like confusing for you. So thank you again. Hope to have future opportunities to work together again. And sure. Best of luck to all of you in your important work. Thank you. Thank you for you too. Bye. Good luck. Bye-bye. Okay. Quindi grazie a Dan e grazie a tutti voi per aver partecipato e interagito anche nella chat. Ridò la parola a Mafe, è tempo di vedere un po' come sono andate le esercitazioni. Infatti, sono molto curiosa e do subito la parola al primo gruppo sperando che ci siano dei volontari per iniziare. Ne abbiamo 10 gruppi, vediamo. Allora, comincio io che, se non erro, ero nella prima stanza, mi hanno dato a me questa incombenza. Bellissima, mi sembra questa idea di andare per numero di stanze, perfetto. Ah, per sì, ho preso iniziativa, perdono. Dunque, 5 argomenti, noi li abbiamo ordinati, però non li do per ordine di importanza, ma come ci sono venuti. Abbiamo dato dei titoli. E poi ovviamente se abbiamo tempo di argomentare bene, altrimenti... Uno, ritorno alla vita. In questo comprende il fatto di tornare a una vita ovviamente normale, anche quello di viaggiare, insomma, è abbastanza esplicito. Due, dati alla mano, ovvero di poter confrontare dei dati scientifici sul numero dei vaccinati nei vari paesi, in quelli che sono gli effetti collaterali del virus rispetto agli effetti collaterali del vaccino, perché ci siamo ritrovati che molte delle paure dei Novax siano proprio quelli degli effetti collaterali del vaccino, che sono sono peggiori di quelli del virus stesso, soprattutto per le persone di età più giovane. E quindi fare un confronto dei dati scientifici potrebbe essere invece utile. Tre, non torniamo al 2020, e quindi il fatto di giocare sull'importanza di non tornare a fare un lockdown, gli effetti insomma degli ospedali pieni e così via, e ovviamente la situazione italiana del 2020. Altro punto, l'abbiamo chiamato dalla paura al coraggio, quindi che sia proprio una scelta etica di superare il proprio egoismo, le proprie paure personali e fare un atto di coraggio anche in nome del bene comune della società. E questo poi ci ha fatto sviluppare il numero 5, che ascolta chi vorrebbe ma non può, ovvero quelle persone magari fragili o che hanno delle patologie particolari per cui non possono vaccinarsi, ma che vorrebbero farlo e non potendo appunto spingono gli altri a dire pensate anche a noi e quindi vaccinatevi voi per noi per raggiungere la famosa come si dice? Immunità di gregge, insomma, e salvaguardare anche i fragili. Questo è quanto. Ok, grazie. Io commento alla fine, così certo. Commento generale, però grazie. Gruppo 2. Allora, abbiamo avuto un calo di partecipanti nel frattempo, quindi magari
magari del gruppo 2 non ci sono più, magari passiamo al gruppo 3 e se c'è qualcuno del gruppo 2 poi che ritorna lo dica. Gruppo 4. Sì, il gruppo 4 c'è. Ciao. Ciao. Allora, noi avevamo pensato a appunto 5 argomenti, di cui 3 erano proprio il core e gli altri invece erano ovviamente quelli per, diciamo, accompagnare gli altri 2. Il primo riguarda l'importanza degli affetti, quindi ad esempio il fatto che in ospedale non si può entrare per accompagnare qualche parente, eccetera, o che comunque metti a rischio la vita dell'altro a cui tieni, non vaccinandoti. Il secondo è il ritorno alla socialità, quindi pensavamo a delle rubriche in cui c'erano eventi, concerti, eccetera. Poi anche noi abbiamo pensato ai dati scientifici, quindi effettivamente ai numeri sull'efficacia dei vaccini. E poi avevamo pensato anche di puntare sull'empatia, e cioè nel momento in cui c'è una disuguaglianza nella distribuzione vaccinale, allora il mettersi a confronto con degli stati che non hanno avuto l'opportunità di avere questo, diciamo, ahimè, regalo, anche se non dovrebbe esserlo, potrebbe aiutare le persone a rendersi conto della posizione che possono fare per il cambiamento, allo stesso modo anche puntare a mettersi dalla parte di chi si è vaccinato e quindi magari dare voce a chi ha fatto il vaccino e che vuole riportare la sua esperienza, ad esempio. L'ultimo invece è proprio un fact-checking, e cioè una rubrica in cui chiediamo cosa c'è dietro le informazioni contro i vaccini. Ad esempio, a livello mediatico è stato fatto tanto contro AstraZeneca, e questo ha sicuramente incrementato la paura delle persone a vaccinarsi. E quindi nel momento in cui andiamo a scoprire quelle che sono le metodologie di comunicazione che sono state usate e le spieghiamo, potrebbe essere un modo per tranquillizzare la popolazione. Questo è il gruppo 4. Ok, grazie. Gruppo 5? Gruppo 5, secondo me c'erano solo 2 persone, poi le abbiamo ridistribuite in altri gruppi, quindi okay. Non c'è. Gruppo 6. Così facciamo prima. Gruppo 6, non so se magari non c'è nessuno, parlo io. Allora, diciamo che noi abbiamo avuto una situazione un po' particolare, perché casualmente ci è capitato di avere una persona tra noi 5 molto, diciamo, dubbiosa e scettica sui vaccini. Il tema che è emerso è stata proprio la, diciamo, mancanza di fiducia nei mittenti delle informazioni, quindi c'era proprio un problema di confusione e elevata numerosità delle informazioni, per cui siamo arrivati proprio a dirci che sostanzialmente tante persone oggi fanno fatica a riconoscere l'autorevolezza anche delle più importanti istituzioni, sia nazionali che mondiali, quindi l'OMS o il Ministero della Salute, insomma, si è arrivati proprio anche a una forma di relativismo. Quindi abbiamo chiesto un po', insomma, quali fossero le paure, e in generale abbiamo fatto alcune proposte, riflessioni. Allora, la prima è che c'è sicuramente una difficoltà da parte di una buona fetta della popolazione di riuscire proprio ad avere una percezione dei numeri quantitative. Per esempio, ci sono degli studi, anche, diciamo, degli istituti di statistica, che hanno stimato, dopo un anno e mezzo comunque abbondante di dati che abbiamo a disposizione sul Covid, che appunto per chi si vaccina la probabilità di avere dei gravi danni a livello di salute è tot, e per chi non si vaccina è n volte maggiore. Allora, c'è una difficoltà per tante persone di riuscire a pesare la grandezza di questi numeri, quindi di confrontarla, per cui una forma di comunicazione per produrre contenuti potrebbe essere sicuramente utilizzare il data viz, cercando magari di utilizzare, per esempio, la metafora di mettere a confronto due figure di due cose, per esempio un fiore rispetto a un albero, per appunto rappresentare, diciamo, la grandezza della probabilità di avere più o meno danni a seconda della scelta che si fa. Un altro tipo di contenuti può essere quello di rappresentare con forme, diciamo, fantasiose, il grafico cartesiano della curva dei contagi, delle terapie intensive e anche dei decessi, visto che in queste settimane abbiamo il primo dato storico significativo, che è quello di riuscire a comparare, diciamo, a livello
di ogni paese i morti o ricoverati gravi, diciamo, che ci sono a ottobre 2021 e poi quelli che c'erano a ottobre 2020, quindi l'ultimo anno in cui ancora il beneficio dei vaccini nei numeri non si vedeva. E raffrontandolo per esempio con la curva della Romania, che è un paese che sta avendo molti problemi, un'elevata problematicità del Covid in queste settimane, sicuramente si potrebbe dare un'evidenza maggiore dell'efficacia dei vaccini nel nostro paese rispetto a quel paese. Poi un'altra immagine che è emersa è stata quella, per esempio, di fare una rappresentazione qui abbastanza metaforica su una lavagna, diciamo, di un paesaggio illuminato, insomma, di un bel paesaggio offuscato dalla nebbia, di rappresentare a livello metaforico il contributo che tutti noi cittadini di volta in volta vaccinandoci diamo, col fatto che ogni volta che noi ci vacciniamo abbiamo come se avessimo in mano il potere di avere una spugna e di andare a cancellare un po' di quella nebbia davanti a quel paesaggio. Poi vabbè, abbiamo perso un po' di tempo, per cui non siamo arrivati a 5. Mi permetto di aggiungere altri spunti magari sui contenuti evergreen, che sono un po' slegati dalla notizia magari del dato dell'efficacia dei vaccini, che possono essere comunque dei contenuti che riguardano per esempio la storia delle vaccinazioni. Ho cercato sui motori di ricerca per esempio la storia di Pasteur, mi è uscito un articolo di un blog vicino all'Università di Padova dove ti raccontavano appunto i 4-5 protagonisti, quindi scienziati che hanno scritto un po' la storia dei vaccini, e sicuramente fare carrellate con intervalli regolari su questi contenuti può essere sicuramente qualcosa che contribuire a diffondere cultura e alfabetizzazione in questo senso. Poi per esempio ci sono dei contenuti che sono andati in onda su Rete 3, per esempio c'è Mario Tozzi di Sapiens, che ha fatto una bellissima puntata dalla quale si possono trarre degli stralci, diciamo, di contenuto sulla storia delle pandemie, delle epidemie, del salto di specie che avviene in realtà abbastanza spesso, più di quanto noi immaginiamo, tra le varie specie che abitano il pianeta Terra. E poi per esempio un altro contenuto simpatico, a seconda poi dell'interlocutore che se lo può permettere, è quello per esempio di mettere degli stralci di Esplorando il corpo umano, dove appunto c'è stata la puntata sui vaccini, e quello magari può essere d'aiuto, può essere anche divertente, insomma, in alcune situazioni. Non so, spero sia stato un esercizio utile. Decisamente, grazie. Grazie. Siamo al gruppo 7? Sì, se c'è. Io non mi ricordo di che gruppo ero, mi pare fossi del gruppo 10, ma non so se... Dai, saltiamo al gruppo 10, così facciamo... Allora, dunque, il primo argomento che abbiamo estrapolato è stato osservando il fatto che molti... molti, diciamo, vaccino scettici non prendono per buoni i dati sul numero dei positivi o dei morti per Covid che sono stati pubblicati dai giornali. Abbiamo pensato di proporre invece un dato molto più certo, perché comunque i Novax hanno comunque forse qualche ragione su questo, non si può conoscere esattamente il numero di positivi. Per cui abbiamo pensato di rivolgerci a un dato statistico certo, che è il dato uno studio che ha fatto l'Istat, che è il numero di morti, il numero totale di morti nei 5 anni precedenti all'insorgere della pandemia, raffrontato con il numero dei morti durante la pandemia e durante la campagna vaccinale. Questo è un dato, assumendo che tutte le altre cause di morte siano rimaste invariate, cosa che si può presumere, questo ci può dare una quadro chiaro di qual è stato effettivamente l'effetto del virus e dei vaccini sull'andamento del numero dei morti. Ovviamente è uno studio che dovrebbe tener conto del fatto che la pandemia si è diffusa inizialmente a partire dalla Lombardia e da comunque regioni italiane circoscritte, e quindi non va raffrontato con i dati di tutta l'Italia, per dire, ma bisogna tener conto del progressivo diffondersi del geografico del virus. Poi un altro argomento è stato, come anche altri gruppi hanno menzionato, porre l'accento sulla bellezza della vita pre-Covid, con tutte le attività annesse e connesse che poi sono state vietate e quindi hanno smesso di far parte dell'immaginario collettivo di una vita normale, quindi non solo i viaggi ma anche aperitivi, feste, eventi, concerti, spettacoli teatrali,
film al cinema, anche manifestazioni di opinione come i cortei, che comunque durante la pandemia sono stati permessi solo in forma statica e con limitazioni. Questo è un contenuto, mentre il primo era un contenuto razionale basato su dati scientifici, questo invece è un contenuto su cui si può lavorare, in cui si può lavorare sulle emozioni. Un altro contenuto, un'altra linea di contenuti legata molto alle emozioni è la protezione delle persone care e di quelle più fragili, come per esempio, si può ideare una campagna dicendo io mi vaccino per proteggere i miei genitori, oppure i miei nonni, a seconda dell'età del target, ovviamente, i miei zii, i miei prozii, oppure i miei parenti e i miei amici immunodepressi. E quindi questo ci si può lavorare presentando anche delle foto di persone che dovrebbero rappresentare genitori, nonni o persone fragili, e quindi aiuterebbe a creare un legame emotivo con il pubblico. Il quarto argomento che abbiamo estrapolato riguarda il raffronto tra le controindicazioni date dal vaccino e le controindicazioni date da farmaci di uso comune come aspirina, tachipirina e altri farmaci comunemente usati, di cui anche si abusa molto e che vengono a volte presi come caramelle, a volte assunti come caramelle anche senza che ce ne sia bisogno. E quindi se riusciamo a far passare il messaggio che il vaccino ha comunque degli effetti collaterali inferiori, la probabilità di effetti avversi è comunque inferiore, dovremmo riuscire a rendere la scelta di vaccinarsi più normale e più inserirla in un contesto di normale accettabilità. L'ultimo argomento che abbiamo individuato è stato il raffronto tra i dati sulla situazione e sulla qualità della vita in Italia con i dati sulla situazione e la qualità della vita in paesi con bassa copertura vaccinale, come per esempio Russia, Brasile, per certi versi gli USA e anche i paesi africani. E quindi possiamo mostrare come in questi paesi ci siano dei problemi che non sono stati risolti e che invece l'Italia si trova in una posizione migliore per risolvere. Questo è tutto. Grazie. Vediamo se c'è qualcuno del gruppo 8 o 9. Io gruppo 9, se volete. Vai. Chiedo solo, scusate, interrompo un attimo, se riusciamo a essere sintetici possibile, grazie, così almeno ci riserviamo qualche minuto per il commento di Mafe. Un minuto. Allora, noi abbiamo pensato, la prima era i dati, quindi hanno già detto gli altri, quindi mostrare dati che fanno capire in qualche modo la differenza. Il secondo, ci siamo un po' allontanati dal tema vaccino, diciamo, abbiamo pensato che chi non fa il vaccino in qualche modo è collegato al Green Pass, chi protesta per il Green Pass. E quindi abbiamo, lo slogan era cercare di, ad esempio in questo momento in Sicilia, i sindaci stanno dicendo rimanete a casa perché c'è il tempo, il tempo avverso. Allora una sorta di meme che dice allora questa è dittatura meteorologica, no? Quindi comparare le due cose. Il terzo punto è mostrare cosa succede, è già stato detto, se non ti vaccini, quindi scenari negativi, i costi della sanità, rischi diretti e indiretti, eccetera. Il quarto punto era, ci siamo allontanati ancora un po', abbiamo pensato il fatto che l'uomo è andato sulla Luna, e quindi ci siamo detti, credi nel senso che al fatto che l'uomo è arrivato sulla Luna, e ci è arrivato grazie alla scienza, quindi credi al vaccino perché in qualche modo no, è stato fatto dalla scienza, dalla stessa scienza. E l'ultimo punto invece l'abbiamo chiamato fattore rischio, e cioè trovare un'azione quotidiana che tutti in qualche modo facciamo, che è molto rischiosa, e compararla al vaccino. Quindi, non so, qualsiasi esempio, il fatto che mangiamo cibi che tipo il pollo che è pieno di antibiotici, ad esempio, o non so, tante altre cose. Grazie. Andare in automobile. Sì, però è un esempio già molto
è già stato utilizzato, no? Non credo sia funzionato tanto, quindi per quello non abbiamo fatto questo esempio. Ok, grazie. Se non c'è traccia dei gruppi 7-8... Allora, io inizio vai. A dare un feedback. Allora, prima di tutto volevo dirvi che se ogni tanto mi veniva da ridere perché è rimasta accesa la trascrizione automatica dell'inglese e sta generando praticamente un testo che futuristi e marinetti ci fanno un baffo. Quindi era quando ve lo ritroverete poi nella stanza è fantastico, davvero sembra poesia generata dal computer. E vabbè, quindi... E venendo invece a noi, allora è stato probabilmente interessante vedere il passaggio dal mio intervento più analitico, quindi più sulla parte razionale di ricerca di contenuti, e quello di Anne più sulle emozioni, e probabilmente ripensando alle cose, agli argomenti che avete trovato, cioè, sarà venuto in mente anche a voi, no? Perché ovviamente il lavoro di analisi, di progettazione dei contenuti non è un lavoro che comprende già le emozioni, perché le emozioni le aggiungiamo dopo quando pensiamo a come progettare questi contenuti. Quindi in genere il primo commento che faccio un po' a tutte le vostre proposte è che vi siete fatti un po' trasportare già dalla progettazione e quindi avete fatto quello che fanno tutti, quindi è praticamente impossibile non farlo, il come realizzare questi contenuti e non il cosa realizzare. Invece per fare bene content strategy bisogna essere molto severi con se stessi, e ovviamente io sono la prima che non lo è e che quindi devo continuamente riportarmi, perché io prima devo individuare una categoria, quindi un argomento inteso come un grande set di dati. Qualcosa è venuto fuori e non niente del tutto, per esempio l'evoluzione della tecnologia, la protezione delle persone fragili, gli effetti collaterali degli altri medicinali, questi sono argomenti in senso ampio. Qualcun altro si è un po' fatto prendere la mano proprio già dal copywriting, qualcuno ha detto una rubrica, ecco, la rubrica, il copy, il titolo è già un come trattare un argomento, ma il primo passaggio da fare è proprio quello di definire qual è. Quando vi ho fatto vedere i miei, l'argomento era lo story design, non il modo in cui io tratto lo story design. E questo purtroppo mi tocca fare la cattiva, ma perché è proprio una questione di severità nel processo che è molto importante, perché appunto noi dobbiamo partire da lì. Poi una volta, perché dico partire da lì? Perché vi ricordate nel nastro di Möbius all'inizio c'era una mappa. Il modo, diciamo, più efficace di fare questo tipo di lavori è quello proprio di fare una mappa mentale, che immagino sia uno strumento familiare a tutti voi, quindi mettere al centro l'argomento e lavorare di libere associazioni, dove si va prima esplodendo tantissime idee, tantissime associazioni, per poi scegliere quelle che sembrano più diciamo... adatte, ma anche quelle su cui siete più bravi, quindi su cui avete più cose da dire. Ma il passaggio alla capire bene quali sono i cinque argomenti da approfondire è proprio un passaggio vitale, questo in genere come metodo. Nel merito, diciamo che comunque è rimasto tutto molto razionale. Quindi sono tutti argomenti o proposte o appunto spunti, trattamenti che si rifanno tantissimo a argomenti razionali per convincere le persone a vaccinarsi. Per questo dicevo, probabilmente dopo aver sentito Anna lo rifareste in modo diverso. Perché? Perché sappiamo che gli argomenti razionali non funzionano e anche il trattamento, diciamo, empatico, io preferisco parlare di immedesimazione che di empatia, ma questo è un trend abbastanza forte, quello di comunque non dare per scontato che l'empatia risolva sempre tutti i problemi, ma comunque anche pensando al tipo di argomenti non avete empatizzato, ecco, diciamo, così mi contraddico subito. Per farvi un esempio, qualcuno di voi ha citato le paure.
Ecco, probabilmente l'argomento più utile in questo momento per intercettare l'attenzione delle persone che non si vogliono vaccinare sarebbe proprio approfondire in modo ovviamente rispettoso, in modo collaborativo, perché uno non si vuole vaccinare, che è una cosa che è venuta fuori in alcuni passaggi, quindi per esempio le donne incinte, però ne approfitto per dire che il punto di questo lavoro è proprio quello di cercare una specie di terra di mezzo, in particolare nell'attivismo. Se noi cerchiamo di convincere e di coinvolgere le persone partendo dalle nostre ragioni, dall'approfondimento razionale, da tutto quello che sappiamo, temo che il risultato sia davanti ai nostri occhi. Questo, cioè, una content strategy è un ponte, quindi non è una te lo spiego meglio, perché nel te lo spiego meglio c'è sempre il perché non hai capito. Questo, ahimè, distrugge qualunque tentativo di relazione, cioè proprio questo è stato anche dimostrato. Non so se voi seguite per esempio gli studi di Walter Quattrociocchi, che studia il modo in cui lui studia proprio il modo in cui il cosiddetto debunking è controproducente, perché il debunking è un mettersi in cattedra. Se io parto dall'idea che tu sia un cretino e ti spiego bene le cose, vedete già che non funziona. È bravissima Giovanna che dice: l'abbiamo visto anche con il decreto Zan. Siete degli incivili, siete dei selvaggi, non avete capito che le persone soffrono, e le persone dall'altro lato no, non hanno capito. Quindi, tornando ai nostri 5 argomenti, è anche uno dei motivi per cui la richiesta, ma non la richiesta, proprio l'indicazione progettuale è 5 cose legate a quello di cui dovete parlare, 2 cose che siano un'apertura assoluta e quindi proprio un cercare di avvicinarsi più possibile. Ora, finito questo primo commento più critico, ma perché appunto si impara facendo queste cose, comunque il senso del lavoro da fare è quello che mi avete presentato. Quindi io spero che voi continuate a progettare contenuti in questo modo, ci riproviate, e ricordando sempre l'importanza di trovare un buon filone. Quindi l'idea è quella di, nel momento in cui prendo per esempio lo spunto dei, scusate che devo ogni tanto riguardo, per il ritorno alla socialità. Il ritorno alla socialità è un ottimo argomento, ed è un argomento che si presta tantissimo a essere raccontato da tanti punti di vista, perché il ritorno alla socialità non è solo l'aperitivo o la discoteca, sono ovviamente tante altre cose che possiamo appunto rappresentare in tanti modi diversi. Però comunque sono molto soddisfatta della, diciamo che mettendo tutto insieme potremmo, anzi Laura, volete mettere in campo, visto che voi comunque qualcosa in questa direzione. Ah, molto bello anche lo spunto del chi il vaccino non ce l'ha, perché quello è proprio, soprattutto sulle persone spaventate, è probabile che sia un'informazione che proprio non è arrivata, perché passa abbastanza poco il fatto che comunque l'Italia è il paese in questo momento, se non è cambiato qualcosa con la copertura vaccinale, non dico più alta al mondo, ma quasi. E quindi abbiamo scelto questo argomento per l'esercitazione, ma comunque siamo stati molto più bravi di altri, molto più intelligenti di altri, se possiamo farci una lode. Noi italiani ci diamo sempre contro, no? Anche a dicembre, quando si diceva non ce la faremo mai col vaccino, non so se vi ricordate, io ero abbastanza fiduciosa, perché secondo me noi italiani, quando c'è da fare le cose importanti, le facciamo. Questo piccolo momento di orgoglio nazionale. Però appunto il confronto non con chi è in ritardo, che può sembrare appunto siamo più fighi, ma con chi proprio non ha accesso al vaccino, tipo il Brasile, da quello che mi raccontano, quindi non paesi, è un bello spunto. Quindi io adesso mi taccio, perché se no riapriamo
Ci tenevo a dire una cosa, quando, giusto per evitare confusione, che sempre quando la Anna parlava di single story, io prima dicevo la storia è solo una, ovviamente sono d'accordissimo con lei e con Chimamanda Ngozi Adichie, che non so pronunciare, la single story di cui parlano loro, ovviamente è una single story che schiaccia le persone. Io quando dico la storia è una sola, intendo la storia di brand, la storia che un brand deve mettere in campo una sola. Penso fosse chiaro, però non si sa mai, meglio chiarirlo. Grazie Mafia. Allora siamo arrivati al gong finale, però diciamo che come ci suggeriva Anna, adesso c'è un attimo da fermarsi, da fare un attimo il punto mentale, anche un po' di mindfulness dopo questo pomeriggio pieno zeppo veramente di spunti per tutti, per noi in primis. E speriamo che vi sia servito, siate rimasti fino all'ultimo, soprattutto quelli ancora presenti. Grazie davvero per aver partecipato. Vi ricordiamo che entro fine anno ci sarà l'ultimo appuntamento di questo blocco di Academy, che sarà dedicato alla community organizing. Che la settimana prossima, se siete di Milano, abbiamo invece un laboratorio di persona molto interessante. Non so, Vale, se vuoi, Vale è la project manager di questo progetto e quindi magari ci dice due cose in più, però invitati, anche come questo appuntamento tutto gratuito. E ringraziamo di nuovo Mafe infinitamente per averci passato il sapere e anche le slide. Ovviamente vi aspettiamo sul canale Slack per condividere tutto il materiale e la registrazione sarà su YouTube. E che altro? Direi che questo è tutto. Abbiamo detto tutto, Laura. Ok. E